Ciao, scusate, stavo finendo di mangiare che ci ho avuto dei ritardi oggi. Ah, 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 domani nuovo video, così. Alla fine oggi ho fatto sia il video che... Uh... Uh. Sia il video che la live. Contenti. Io ho detto che forse non l'avrei fatta. mangiano un po' troppo di fretta. Porco dio. Ah, mi sentite? No, Federica, purtroppo ancora no. Il video parlerà di, tratterà di ciò che. Uh, di cui abbiamo discusso oggi sul gruppo. No, allora, Federica, però, capisco che sei boomer. Però quando te, Claudio, mi scrivete le, le virgole al posto dei puntini. Mi fate veramente impazzire, eh? Per cortesia, non mi mettete le virgole al posto dei puntini. Non lo so, cos'è che vi trasforma? Cioè cos'è che vi induce a una certa a usare le virgole al posto dei puntini? Non lo capisco. Superate una certa età proprio. Si switchano. Le virgole, e i puntini. è proprio così comunque ragazzi ho trovato un video su cui fare una reaction è proprio ragazzi c'è tutto c'è tutto è un video dura 30 minuti ed è letteralmente la cosa più bella che possiamo reattare perché c'è eh, la teoria gender, l'ideologia woke, l'ideologia ambientalista, l'elite c'è tutto, c'è tutto ed è una cosa pazzesca, pazzesca grazie Ciro posso dirti però che, posso dirti che Uh, la frase di Tippi mi ha fatto sorridere. E invece il tuo sub mi ha messo negatività. Posso dirtelo. Sionismo. No, non ci sta. Il sionismo non c'è. Però, ci sta veramente un sacco di roba Zoli Zoli. Grazie della prima sub. Grazie, eh, benvenuto. se ti vuoi... Pre... scusate sono in pigiama, rega, ma fa, fa freddo, oggi non ho acceso i termosifoni per tutto il giorno, e... l'ho acceso adesso ma fa veramente freddo, questo pigiama è abbastanza scaldino, quindi... si sì, continua a ruttare, quindi eh, scusate. E grazie Zoli, se ti vuoi presentare mi fa molto piacere, se puoi entrare nel gruppo Telegram anche... E Mister Box, grazie anche a te per i 28 mesi che sono un sacco. Grazie per fare la sub qui e non da Andrea del mio eh, comunque andiamo avanti, andiamo avanti, grazie, ragazzi, e... Federica. Federica, sono solo 13 mesi. Sono solo... Coletti solo 13 mesi, Federica, che ti ho in mezzo ai coglioni. Veramente mi sembrava molto di più. Ma sono, molto, sono stati molto intensi Sì forse, forse è questo Ma senti ma ti chiamavi Federica XY 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 Già prima di venire in questa live Comunque grazie Avete fatto partire il live train E io vi direi Dai ragazzi comprendiamo questa Non so che c'è Andiamo avanti Voglio vedere il live train Voglio vederlo completato Voglio vedere il train Vai Voglio arrivare al livello 5. Come, come ti chiamavi prima Federico? E perché sei approdata su Twitch? Sarebbe interessante questa cosa da sapere. Dai, voglio vedere... No, non è vero, perché tanto poi oggi stavo a parlare con Franchino che proprio non si neanche un cazzo ormai su, su, uh, su Twitch. C'è cioè, una cosa allucinante. È una cosa 200. Quindi io veramente. Sono veramente preoccupata, raga. Perché Amazon sta chiudendo i rubinetti. Amazon sta chiudendo i rubinetti e sono cazzi. Perché io vedo che comunque. Boh, a livello numerico. Non sto messa malissimo. Cioè, non sto ovviamente ai livelli alti, ma sto messa meno peggio di altre volte, ok? Quindi non è. Cioè, alla fine con una media di 200 persone. Ci puoi campare su Twitch, ok? Il problema è che. Non sono più. La media di 200 persone che era anni fa, cioè adesso io non lo so, non capisco. cioè, Ho le sab. cioè, noi ci sai, C ho 100 sub, eh, purtroppo, no, cioè, le sub ci sono, i numeri ci stanno, i guadagni non ci stanno, cioè, a me questa cosa mi sta a impazzire anche perché poi non so che cosa, cioè, che, co che, che, che vi devo chiedere a voi, se alla fine la stragrande maggioranza, se si so, so sabbati, se alla fine la gente fa. Che, che, che cosa ho da chiedervi? Io non veramente non lo so. Cioè, sono so veramente preoccupata. Stavo a parlare proprio con Franchino, che dice che lui fa pure 1200-300 persone, ma guadagna meno di me. Vabbè, vabbè, quello fa, sarà perché fa poche live. Comunque, sono eh... su Twitch perché ti ho visto su YouTube. Perché la comunità GT mi ha parlato mai di te e ho voluto andare a vedere. Ah, figo, interessante. Oh, ma guarda, regà, veramente non si guadagna un cazzo. Cioè, non si guadagna più niente. Cioè, se continua così, Twitch uh, avrà soltanto i big. Cioè, i big tipo, cazzo ne so, il Cerbero rimarrà. Power, Masseo, Dario Moccia, roba così. Ma canali anche che hanno... Due, 300 persone, 400 persone potrebbero sparire perché magari emigrano verso altri lidi perché è veramente infattibile. Cioè, io mo attualmente ho provate a indovinare quante sabbe ho secondo voi. 200. Quindi 500, 360, 150, 500, 150, 400, 300, 400, almeno 300, 330. Mm, so a 460 sub, ma 460 sub, io sono rimasto ancora con la mentalità di prima, 460 sub. Non è che fanno pro proprio cagare, cioè non è che so fanno proprio schifo, ok? Ci cioè, sai veramente. C'hai cioè, 120 sub, eh, effettivamente così è tosta, cioè 460 sub non so proprio. No? La merda. E invece 460 sub uh, mi fanno. Cioè poi vado a, a guardare i conti e dico: Porca puttana, ragazzi! Porca puttana Luna! Perché il madonna Giochiamo un horrorino, ma guarda, Luna, io lo farei anche, ma non ne ho trovati di horror fighi, se mi consigliate horror veramente fighi, va bene, ma io non ne ho, non ne ho, non ne ho, non ne ho. Nel corso degli anni sono andate crescendo o calando, guarda, non mi ricordo, allora, aspetta, lo posso vedere Allora, in questo momento, allora, nel mese di dicembre ho fatto 400 sub il mese di gennaio, no, gennaio adesso, il mese di novembre ne ho fatte 416. Andiamo a ritroso, andiamo a gennaio. No, 2020 è un po' troppo. Aspetta, gennaio 2021. gennaio 2021 360 sub 360 sub gennaio 2021 quindi in realtà le sub sono aumentate vabbè, ora abbiamo visto gennaio vediamo febbraio no 2021 no 22 Febbraio 2021, 450. Però, ragazzi, vi faccio vedere il guadagno di febbraio 2021, vi faccio vedere il guadagno di adesso. Cioè, non lo so, aspetta, scusami, ma c'era un tifo. Ah, vabbè, c'era. Cioè, eh, il problema è che vi dico che con 450 sub. Si superavano tranquillamente i 1000 euro e stavi proprio. ci cioè metterei subito la firma. Cioè, 450 sub. Ok? Proprio. a Ciucci. Ci cioè stava. va benissimo. Cioè, non mi cioè, se si arrivasse sopra i 1000 euro. ma è poco, eh? Tipo, ma anche raggiungendo 1100, capito? Va bene, oh, me ne sto tranquillamente, ci cioè metto la firma. Il problema è che con 450 euro adesso, col cazzo che arrivi sopra i 1000 euro, 450 sabba adesso, arrivi a 600 euro, 700 euro. Cioè, oh, io qui vedo di Tifo, che è, so i bits, 120 euro, 120 dollari. Quindi togli 120 dollari, 40 euro di pubblicità. Quindi vuol dire che tutto era tutto sub. Quindi vuol dire che a 1100 dollari ci arrivavi tranquillamente. 1100 dollari erano un millino, escluse le donazioni. Ok, buono. Andiamo a vedere dicembre, 400 abbonamenti. 900 dollari di cui però Di annunci 180 quindi so letteralmente 720 dollari però questo è dicembre, in dicembre tu hai detto dicembre ci sono più annunci. E eh, infatti cento, eh, appunto cioè già so pochi e di quei pochi 180 soldi di annunci. Quindi vuol dire che dei sub non ci stanno, praticamente, ci stanno. Cioè, i soldi dei sub non ci stanno. 700 euro. 700 dollari. Dollari. Quindi sono meno di 700 euro. Non me ne frega un cazzo, Ciro. Onest onesto? Non me ne frega un cazzo. Li voglio dire, sì. Li voglio dire. Non me ne frega un cazzo. Eh, me bannassero. Well. O onesto? Penso di avere il cazzo di diritto. Ok, de far capire un attimo alla mia community come stanno le cose. Vaffanculo. Non sto facendo vedere le analitiche. Però sto facendo vedere la differenza che c'è. Da. Il mese di gennaio 2023 al mese di gennaio 2021. E vi dico soltanto che gennaio 2021, 400 400 sub mi avrebbero fatto fa un millino 900.000 euro tranquillamente. Adesso 400 sub mi fanno fa meno di 700 euro. E quindi va da sé che c'è un problema Francesca, bentornata Grazie per l'anno Grazie mille, sì, a parte che comunque è approssimativa Grazie, Francesca. Cioè, capite, io ve lo spiego questa cosa Perché comunque io me lamento, me lamento Però magari la gente vede che Oh, ma i sub te li fanno Oh, ma c'hai 460 sub Oh, però comunque, eh voi ci avete ragione. Ma infatti siete la maggior parte, il 90% di voi siete abbonati. Vuoi che qualcuno è regalata? Vuoi che qualcuno l'ha fatta? Ma comunque siete abbonati. Quindi non è che stiamo a parlare di una community che non fa un cazzo. Perché alla fine, a forza di lamentarmi, potrebbe pure sembrare che veramente non, non sganciate un euro. Cioè, voi il supporto me lo date. Cioè, Le sub comunque le fate. Eh, padre, aggiorna la pagina. Le sub comunque me le fate. Però capite che c'è. Una. E cioè sta chiudendo i rubinetti cioè, da... mi arriva sempre di meno sempre di meno ed è per questo che sto con l'acqua alla gola nonostante magari io stia andando meglio rispetto ai tempi passati paradossalmente faccio di meno se, se ta... lo stanno a togliere il 70-30 a chi già ce l'aveva figurate se te danno il 70-30 a, a una persona come me ma figurate ma non esiste proprio, ma non mi arriva neanche il 50 e 50, capisci? Cioè, il punto è che non arriva neanche il 50 e 50, ma mi arriva un 30 70. Questo è il problema. Quindi, ma come mai? Come mai? Eh, come mai? È che una volta le Sabbe valevano un po' di più, adesso non valgono un cazzo. Per quello dico sempre, mi incazzo quando quel rincoglionino De Paolo e, e Luca. Cominciano a regalare le sub ai bot O a persone che non esistono Perché magari hanno speso 30 euro Che mi potevano arrivare interi E invece me ne arrivano 7, 8 E dico vabbè Cioè letteralmente le sub non pagano più Non pagano più Eh sì ma in tempi Scarsi come questi A parte che non erano 2-3 sub ma saranno state almeno 6-7

Io mi rendo conto che fare, fare le sub è meglio, è più divertente. Well. Non devi uscire dalla piattaforma. Però così, raga, io sono seriamente, seriamente preoccupata. Questo è nato perché stavo dicendo a Franchino che mi serve un boost a livello lavorativo, però mh, mi tocca ancora lavorare con i contenuti perché purtroppo mi continuo a focalizzare troppo su Twitch e poco sulle altre piattaforme, perché mi pesa tanto fare video rispetto alle live. E lui mi fa, eh, purtroppo devi lavorare sulle altre piattaforme perché Twitch non paga e me ne sto rendendo conto io che faccio 1300 persone e guadagno 500 euro. Non penso guadagno 500 euro, però il fatto è che streama poco, però anche se streami poco, tu puoi streamare pure una volta al mese, ma se ti fanno 1000 sub, eh, tu comunque i soldi li prendi anche non streamando. Quindi niente... Uh, sappiate che quando dico Dai regà per fuori arriviamo a livello 5 eh, che poi, poi mi rendo conto Però Ha senso spingere live trainer per arrivare a livello 5? Magari faccio svenare la gente Per comunque avere Un incremento di entroiti Minimo Sì le ho valutate le pubblicità Le, le, le pubblicità Sono state uh, Alte per la media A dicembre Novembre e dicembre sono state abbastanza alte Adesso credo che iniziano a riabbassarle perché di solito diciamo eh, gennaio è un mese di merda per pubblicità quindi sostanzialmente boh, ricordatevi mm. sempre prediligete le donazioni eh diceva che un tempo era 90% la Twitch e 10% la YouTube ora sono 50 e 50 4 8 1, 2, 1 6 2-0-2-4-2-8-3-2-ciao-amo grazie Paolo se hai fatto niente in colpa eh, Megadeth l'ho giocato, quel gioco mi fa schifo obiettivo fine anno? no, il problema è che non voglio arrivare con gli obiettivi dei sub perché vi ripeto, se io metto obiettivo 1000 subs cioè, ci arrivo? non ci arrivo però, metti obiettivo 500 sub e ci arrivo? Fatevi il calcolo 500 sub quanti, a quanto corrisponde, a meno che non fossero 500 sub le prime, ma siccome non so 500 sub le prime, sarebbero un sacco di soldi buttati al cesso. Mm, bella pure sta cosa che non riconosce se sei sub e ti manda pubblicità allo stesso. Quindi niente, tutto questo per dire che mi tocca per forza...

Sì, OnlyFans sicuramente è la fonte più redditizia di guadagni, a parte che è troppo alta questa cosa. È la fonte più redditizia di guadagni, ma vi ripeto che io ho bisogno di mandare avanti la mia carriera, ok? Io voglio, vorrei dare un senso a quello che ho fatto in questi anni. Andare su OnlyFans non glielo dà questo senso, mi dà solo soldi fini a se stessi. Che per carità, va bene, fanno comodo, però io vorrei che il lavoro che faccio venga anche riconosciuto. Vorrei un minimo di soddisfazione dal lavoro che faccio. Anda su Olifanz, questa roba non me la dà. Oh, bravo Pippo! Bravo Pippo, grazie. Grazie, eh? Dudo fa fatica, eh? Basta, ragazzi, mi ha fatto la sala Pippo. Possiamo continuare a fare live normalmente. Allora detto questo, stavo parlando di Cruciani, io ho visto um, quel pezzetto di, di live che stava su TikTok, ho trovato la, la cosa intera. Allora caro Parenzo, eh, non le porterò dal direttore del Sole 24 ore, ma sono qui presenti due signorine eh, che sono due attiviste. Non l'ho visto, eh? Ho visto soltanto quel pezzetto che abbiamo visto su TikTok. Diciamo, ambientaliste. Non barra. le vedo perché qua ho, sì, perché... ho le, le, sì. le telecamere e soprattutto i televisori di servizio spento. No, oscur... già da tempo. Non diciamo, vedo. Da tempo diciamo... oh, io metto già in considerazione che Cruciani fa il personaggio. Eh? Però non è che gli si può giustificare tutto il fatto che fa il personaggio. Roma non può guardare Milano, c'è cioè una cosa un po' bizzarra no, che ha Però Milano volta. può guardare Roma, e questo anche a mi Milano. Dispetisco. può guardare <ride> sono no, delle no. telecamere, ci <ride> sono delle telecamere che mi riprendono. Sono viste che si chiamano altro. iene vegane. Iene vegane, le quali hanno manifestato nei giorni scorsi ricoperte da sangue, sangue finto in realtà, perché è un sangue è, diciamo una Bellissimo. vernice finta, rossa, sì, e lavabile, cioè non imbrata, anche sta cosa, sta fissazione, perché se uno fa una battaglia radicale che usi, che usi una, una vernice che poi rimane lavabile la fissa, no? Comunque vabbè. Eh, hanno imbrattato il loro corpo, però non dei palazzi, ma il loro corpo di questa vernice rossa, perché penso che, eh, che rappresenti gli animali morti. Una è Alessandra Di Regge, buonasera, buonasera buonasera ciao buonasera. Buonasera a tutti. E un'altra si chiama Angelica. Di cognome, è lei, Angelica? Pileo. Angelica buonasera Pileo. a tutti. Allora, voi eh, non avete un cazzo da fare, ed è il motivo no. per cui eh, siete andati per Milano In tranquillamente realtà, a sfilare per Milano abbiamo nu, mezze nude. tantissime cose da fare. Infatti, è da dieci anni che facciamo attivismo. Eh. Tra l'altro per il bene anche delle persone. Che no, come bene. te no, no, no. ci dicono che non abbiamo un cazzo no, da no, fare no, no, perché lo facciamo per il vostro futuro. Ma no, ancora con questa cazzata, non mi fate incazzare subito, non è il nostro futuro, siamo porca dei puttana. benefattori ma, per tutta l'umanità, anche tu per conto? quelli che ci criticano come te. Cioè, tu ti rendi conto? Allora, io voglio iniziare subito da questo primo concetto sì, della signora sentiamo. di Legge che ha detto, che, ha esperato, detto che lei: no, che ha detto che lei anzi, loro, che fanno queste manifestazioni sulle pellicce, sull'ambiente, contro sulla carne, eccetera, eccetera, di coperte di sì, sul circo, eccetera, eccetera. Ma me lo fare fanno quello quello per voglio, noi. Non so sì. No, mi fa impazzire che lo facciamo per voi. Siete, vivete anche voi su questo pianeta? Guardiamo il mondo dal fanno. punto di vista no. del ragno. Lo vede completamente. o il della ragno. zanzara? Sì. Eh. Lo il vede ragno. completamente diverso. Cioè, ce lo diciamo noi da soli, d'essere così importanti. Eh, è chiaro che ci diciamo. È come andare da un calzolaio e chiedergli se l'altro fa le scarpe migliori. È evidente che, ci di, che dice che le sue sono le più belle. È Certo. Sì, del ragno, il che ragno. forse è molto più utile di noi, Hai che stiamo a parlando radio 24, in questo momento. una che dice di guardare il mondo zanzare, dal punto di vista I del delle zanzare, se si estinguessero, ma ma si è... i maschi delle zanzare, non esisterebbe più la vita così come la conosciamo. Scusi. Se ci estinguessimo noi, eh. andrebbero tutti avanti belli, tranquilli. No, tu stai dicendo che è meglio che si estingua il genere umano a un certo punto, ma sicuramente ma adesso, sì. Ma per la terra si estingua. Per la terra si estingua lei, ma non mi roba le balle Perché mi devo estinguere io? Che porto dei messaggi molto più interessanti ma non mi rompere male, male per signora le guardi, io, per noi e per le signora mia io rispetto tutti rispetto lei esatto. che no. si veste con delle rispetto. false pellicce e si butta della vernice oh, rossa addosso rispetto lei la pelliccia non può essere vera se no sì, 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 cosa sì, fa? porta la pelliccia vera lo aspetta vai vai che dicevi rispetto oh, tutti no, no, no rispetto tutto che lei gira mezza nuda che non fa un cazzo che prende il reddito di cittadinanza che fa le sue battaglie guardi il reddito di cittadinanza lei può dire quello che vuole per quanto mi riguarda no la interrompo sul reddito sul reddito di Può cittadinanza dire, perché la tranquillamente cosa esattamente Belissimo. come voi io lavori io sono io sono si, io, si io si sono rotto lì nella vernaccia Faccia tutto quello che vuole. No, Ma perché Luca Danta cerca il reddito di vuole. cittadinanza. È fatto no, per no, dico faccia quello che vuole. No, no, ma no, ma non ho nessun si, problema. Si. Signora, signora, lei è una simpaticissima squinternata. Oh. Per eh. me può fare quello che vuole, predicare quello che vuole, esatto. cospargersi tutta sì, grazie, con la sua indelebile La mia giornata non cambia. Il 27 del mese arriva il bonifico, grazie a Dio e ringrazio di Radio 24. Il 7 del mese arriva quello degli amici della 7. Quindi per me lei si può eh, imbrattare eh. di tutto quello che vuole può anche dire ecco che io per esempio non riuscirei ad andare in una trasmissione così ve lo, ve lo giuro, personaggi, cose, quello che ve pare non, Cioè non riesco, cioè non riuscirei proprio Che cazzo sto, che, che ci sto a fare là? Cioè in una situazione del genere, che te devo dire? Che non, no, non gliela farei, non, non, non ci andrei mai in un posto del genere non, chi mangia carne è un assassino ma lo è. non me ne frega! Ma un guardi, cazzo. ma l'unica cosa la tua opinione sì. non mi interessa non mi, assolutamente Non mi cambia eh, la, non la giornata in nessun modo. Io stasera, io stasera, dopo essere sì. stato dal dottor certo. Floris, dopo essere stato, <ride> sì. che ricomincia di martedì, <ride> okay. diciamo, questo, dal dottor Floris, torno a casa eh. e le maestranze mi hanno preparato eh. una cotoretta da sì, che, no, che ho insomma. chiesto cose. stamattina. Che, no, sì, che sì, ho chiesto stamattina con un contorno sì, okay. di rucola eh, e di pomodorini eh, ecco, ben tagliati ecco. metto sopra verdure, un, ma, goccio ma me lo un goccio d'olio un goccio adesso che le verdure d olio d olio soffrono lei le, le verdure, verdure soffrono. non soffrono, eh. anche ah, le verdure. Ecco. Quindi lei allora mi sta dando ragione. Le... Signora lei per me può fare E quando stasera no, dopo eh. essere eh. stato dal dottor Floris eh. mangerò la mia ottima cotoletta la milanese eh. con il cotone. Penserò alle stronzate eh. che, che, lei dice ha detto, lei? che dice e berrò, lei tutti e i giorni E un È assurdo, divino, meraviglioso! che lei venga anche pagato oh, per le che stronzate veria. che dice, sì. capito? Io almeno sì. lo faccio volontariamente. Sì. Allora, pensa però... che è più furbo tra i due scusi allora, nome, che è più sono furbo, furbo no ma la indica, eh. indica eh. la società Fremala. Come... Fremala. allora signora lei si chiama Angelica scusi, Angelica. Angelica lei non mangia carne no? assolutamente pensa no pensa che chi mangia ma carne stia contribuendo alla distruzione del pianeta esattamente sì cioè, noi siamo degli mezzi assassini allora cioè, oltre che assassini di animali cioè, diciamo, chi mangia diciamo, carne è il mandante ovviamente il mandante degli, degli assassini, assassini certo. io non mi sento però se io non mi sento un assassino non c'è nessuna legge che mi porti in cadena ma non vuol dire che non lo sei come vuol dire non lo so non lo so un assassino ma siete voi Passo, eh, siamo d'accordo Siamo d'accordo che inizia la conversazione con Sei degli Assassini. Regà. è veramente. cioè, qui tra tutti e quattro credo che il quoziente intellettivo non arriva a 80. Ma cioè, cioè, senso, non è che non arriva a 80 il quoziente intellettivo. Questa qua è una trasmissione per fare frame. frame. Cioè se basa su questo Sì, loro, Parenzo e Cruciano. Ma no, ma... pure le, le, le signore se ah, vede. Le signore che so attiviste Vengono qui a far spettacolo E eh, non ci va' vale la zanzara altrimenti Ah, non sei attivista? Sei una falsa attivista? No, allora c'hanno attiv... ragione a piatte per culo vai, la... vai, fa... Mica stanno a di cose fo... Cioè hanno abbassato il livello della conversazione A quello che è quello della trasmissione Che cazzo Quale attivista serio va alla zanzara? Attenzione, attenzione. Torno al top. Un piccolo boost per te, e spero mi perdonerai se scrivo sempre tanto. Dai culetti, superatemi, che bisogna dar da mangiare ai Gianni, altrimenti, Sinio sì, mangia l'albero di Natale. Attenzione, Fochino che torna. Torna in pole position, Fochino, attenzione ragazzi, attenzione, non vedevo una donazione di Fochino da penso nove mesi, attenzione, non ti perdonerò per cui, perché, perché scrivi tanto, sappilo eh, sappilo, <ride> questa cosa, non ci sono cifre che mi faranno accettare i papiri che scrivete nel gruppo o in privato, eh, neanche le performance sessuali che Ciro mi ha offerto più e più volte, i figli che mi ha regalato... Ha fatto, hanno fatto sì che io accettassi gli audio di 40 minuti che Ciro ha fatto, quindi no, mi dispiace, che, non mi comprerete con i soldi, comunque, eh, grazie, <ride> grazie, i figli, mi ha regalato i figli, oggi ho aperto il gruppo con mil mille messaggi, grazie fochino, grazie del supporto, quanto ha donato, stavo lavorando per garantire un puntuale servizio a Bicocca Live, 51 euro Piolo, 51 euro, grazie, grazie ancora. E... Stavo, di stavo dicendo allora: secondo te, il, il, um, vista sotto un punto di vista di etica vegana, vegana non intesa per il cambiamento climatico, ma proprio rispetto alla sofferenza animale, l'uccisione degli animali immotivata, eccetera, eccetera, secondo. Questa, questo concetto ho detto 51k o 51 euro. Non ho capito, se l'ho detto, vabbè, mi sono sbagliato 51k sta cavamo. Live, Si, sì. ciao, <ride> grazie ragazzi. Ah, l'hai scritto te, ok. Eh, rispetto a questo. Cioè, in fondo, per come è descritta una persona che mangia carne e che eh, rinnega sostanzialmente? quello che um, eh, il pensiero vegano è è un assassino di animali o comunque sono mandanti di che poi questi animali li va a uccidere o no cioè è come cioè, se tu non, non, non c'è una retorica specista e vedi un animale allo stesso modo di come vedi un essere umano e immagini un essere umano entra in un campo di concentramento che viene ucciso e poi viene, fatto, viene mangiato da altre persone. Ma io posso chiamare o una persona che lavora, esatto, infatti, lei ha detto: non voi, ma siete i mandanti degli assassini. Questo ha detto: sì, cioè, però... in un discorso molto 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 superficiale eh. fatto per fare flame. No, il comunque Beats... non ha detto cazzate, cioè, nel senso è estremizzato ma è no quello no no Non concetto. è una cazzata è estremizzato eh però è quello il concetto e eh, lo so però se tu mh, usi un, un eh. dialogo del genere eh e ma loro gli ne rispondono a me che cazzo me frega è normale che poi a quel punto tu devi cioè se tu accetti un confronto alla zanzara poi devi accettare di tirar fuori estremizzando tutto quello che pensi perché no, sennò cioè il confronto con hai non pane lo... così invece eh, glielo dai sì il pane Sennò non ti inviteranno mai in un questo contesto più gli daresti pani se andassi alla zanzara. Le persone serie non ci vanno alla zanzara. Se so, persone che fanno un tipo, de comunque, cioè, mo' i gusti di questa signora non voglio criticare, però fa una protesta andando mezza nuda con tutto il sangue addosso. Un pelliccia. Ci avrà avuto le sue una motivazioni. Pellizia? ancora non lo sappiamo perché. Ci avrà avuto le sue motivazioni, io no, ho capito quindi si. Cioè, poi magari Ma spiega, posso essere benissimo d'accordo con te, però allo stesso tempo non è che mi sembra questa persona di buon gusto raffinato, insomma. Quindi, se già cioè, se, se fa protesta e genere, poi va la zanzara, eh, comunque, stanno a portare tutta la tematica su una certa leggerezza. Per quanto possa, oh, poi magari loro vite. sono stati anche gli attivisti di nuova generazione, eh? cioè, nel senso, secondo me, sta gente prende l'occasione dicendo, vabbè, anche se è un programma troll. Comunque, la possibilità di parlare nuova generazione però diverso Perché se parla comunque dei ragazzi giovani, di persone. Che. Cioè, io non, non so se questa signora ha un. Ah, sì, iene vegane. Sì. Se le andiamo a cercare, vedremo che tipo di contenuti È fanno. Eh le atti... stesse che si sono fatte pugnalare davanti all'uomo, ti ricordi? No. Guarda, ah, abbiamo un riso. Ah, ah, <ride> Non me lo ricordo. Ma volevo sto tre giorni fa! Eh non me la ricordo più. Hai rimosso. Eh, rimosso tante cose. No, ho fatto questo volo, vedere bene però. Eh. So un po' cringe italiane, eh. Vabbè, andiamo a vedere più forte. TikTok Poi, umiliandomi così, perché comunque, grazie, grazie persone che siete più femminili di me, grazie, senza fare un cazzo, grazie. Grazie, no, ma è giusto, ma è giusto. Ehm... Uh... Cioè proprio il canale di Iene Vegane Ecco. Bannale Bannale Mi sa che l'hanno... Mi sa che l'hanno È per questo che in realtà non conviene. Cioè andare alla Zazzara Sono già scontrati poi. a meno che tu non sia una persona. Proprio, uh, a meno che tu non sia Richard Benson, ok? Quindi letteralmente non ti frega un cazzo di chi è davanti e di quello che stai dicendo, a te ti frega soltanto di essere lì in quel momento e dire che cazzo ti pare? Eh? Uh, se tu sei una persona che ha una causa, alla zanzara, per diffonderla, non ci vai, perché è normale che poi te la butta, è come entrare nella gabbia dei leoni e volersi difendere con le argomentazioni. Cioè, ma è normale che non funziona, non è il posto in cui puoi fare una cosa del genere. Chissà da quant'è che Cruciani cerca di intervistare persone vegane che gli dicono de no. Mm, questo ci andava già cinque anni fa. Eh, questa cosa era una persona un po' così eccentrica e quindi è Vabbè, vegana. Ma non riesco a trovare il video, comunque era, era tipo una persona che stava tipo appesa per le braccia e arrivava uno col coltello che si ritrae no? e la infilzava e lei faceva ah. Vi giuro, regà, ve lo giuro, regà, un cringe. Un cringe, madonna mia. Che cazzo di cringe! Immagina fa quella cosa in un supermercato. Madonna mia, regà. Vabbè, comunque. No, una cosa assurda è eh. purtroppo non riesco a ritrovarlo un quam... il decidete vuole. il mercato. Cioè, un attimo, sta parlando la signora Angelica. Allora, l'altro giorno un signore con un camion, con una ruspa, mh. ha tentato di distruggere una casa. Un altro ha sparato oh e mh. ha ucciso. Uno, mh. Mh. quello lo può definire anche se forse è stata legittima difesa, tecnicamente un assassino. Certo. Ma io non sono un assassino, non sono il mandante. Il mandante. Di... Ma non è vero, io Beh, mangio macellai, semplicemente I macellai esistono appunto perché la gente richiede eh. carne, gli allevamenti esistono dovrebbero perché cambiare, la gente... Dovrebbero cambiare mestiere. Certo. Dovrebbero cambiare mestiere, esattamente. Eh. Il signore del circo che abbiamo sentito prima, lei ha Sicuramente dovrebbe cambiare mestiere anche lui. Cambiare. Il signor Orfei dovrebbero Cosa? cambiare mestiere. La, la, la pre, pre... Dovrebbero chiudere i circhi. Dovrebbe... Scusi, la, la, famiglia Orfei, mm. la famiglia Orfei è una famiglia molto conosciuta. No? Una famiglia molto conosciuta. Generazioni. generazioni. che fanno quella roba. Dunque lei li considera degli schiavisti? Come li considera? Esattamente. Schiavisti, è certo. Poi è evidente che poi le tigri o altri animali si ribellino davanti a questo. Eh. Anche io se fossi tenuta in schiavitù mi ribellerei. Dunque, io. dunque lei dice quando ha sentito questa notizia di uno aggredito quasi ha goduto, diciamo. Ma no, non ho goduto però... Ovviamente. No, ci sta, diciamo, ci sta. Cioè, se fosse stata... Succede, sono cioè, cose che succedono. Se, se fosse rimasto ucciso, lei avrebbe detto che se ne frega, è uno che teneva in schiavitù gli animali. Non mi sarebbe dispiaciuto, come mi dispiacerebbe detto. per qualcun non altro. Eh, una, che fa del bene. Un, un cacciatore che, che incappa in una, ah, un animale, che lo uccide, e lo, e, so, in un incidente, lei brinda quando muoiono? Ma allora, diciamo, non è che brindo esattamente, però non mi dispiace. No, non dispiace non se mi muore dispiace. un cacciatore, non dispiace. Non mi dispiace. Non dispiace. Incredibile. Allora, queste pellicce eh, che voi avete, sì. che pellicce sono, sono volpi? Che cosa sono? Sì, sono, volpi. Volpi. sono vere, sono vere. Sì, sì, cioè, sono... Regà, non dispiace neanche a me quando muore un cacciatore. Eh? Cioè, così come quando muore un matador, cioè non mi dispiace, ma non mi dispiace, non posso farci niente. Cioè, eh, vorrei, dire, vorrei, vorrei dire che brindo, ma in realtà, in realtà, mi lo fa dire la circostanza, ma se poi mi trovassi davvero davanti a una situazione del genere non brinderei. Però non posso dire che mi dispiace perché tu per me rappresenti eh, il male, ok? Rappresenti qualcosa di disgustoso. Quindi se muori, eh, non piangerò sicuramente sulla tua tomba. Ecco, poi non è che esulto perché comunque è sempre morta una persona. Eh, però, no, non ci andrei mai, Federico mai. Se voi state indossando allora, pellicce vere, noi indossiamo recuperate. vesti pellicce vere sì. di persone che non ci recuperate, non ci sono più e siamo con il sangue finto addosso sì. perché gli animali vengono spogliati. Eh. E quindi Ottimo. visto che la gente non lo capisce, Ottimo. allora glielo facciamo capire. Ma certo, ammazzati e scuoiati, qual è il problema? Si fa da, da quando esistono gli animali? È anche gli anche lo gli stupro. sono al nostro servizio C'è anche lo stupro da sempre, c'è anche lo stupro da sempre. Io vado ai passi. È, no, anche lo stai... è, è tosta sentire la conversazione. Ma veramente, regà, tra tutte e due, veramente, cioè non, non voglio neanche schierarmi dalla parte della vegana, perché comunque mi sta, sta a cringia pure lei. Cioè, lui dice: vabbè, lui fa il personaggio. però, cioè, va bene, che problema c'è? Si fa da se, da quando esistono gli animali, capito? E questa che va in giro con le pellicce, vabbè, ok, le hai prese da qualcuno che non c'è più, ok, ma perché cazzo? Io non mi metterei mai... Un cazzo di polpe morta lei Per che il, lo fa, il per collo Col il simbolo mi metto la pelliccia Con sotto il sangue Così sembra che mi abbiano scogliato a me Allora magari l'intento vuole essere Vabbè ma, ma questa è una dei 50 anni Un po' naif Che beh, se vede Queste immagini pe, pe, Combatte le sue battaglie e Utilizza questo stratagemma Io non capisco perché mm, Questa cosa Allora parliamoci chiaro Cruciani conosce perfettamente il pubblico che lo ascolta. Sì. E sa perfettamente con chi parla. E sa che lui soltanto nel suo cazzo di podcast si può permettere di parlare così come parla. Perché è normale che decontestualizzando questa conversazione è ridicola. Penso che nemmeno un Andrea Dell darebbe ragione a Cruciani rispetto a quello che sta dicendo. E cioè, come puoi! Cioè, che argomentazione è? si fa da sempre. Sul... Ah, beh, 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 ma Andrea, non tanto, non tanto sul mangiare, mezzo, eh. Eh. non tanto sul mangiare, perché lei è più sottile, eh, ma sul Andrea. circo, ma sul circo, sulla mm. questione del circo, mm. okay. vogliamo sapere Andrea come la pensa, o, sulla, sul questione, o sulla questione adesso che ha detto de, mh, delle pellicce: Guarda, secondo me siamo sullo stesso piano di Andrea, semplicemente che Andrea non è così cafone. E fa meno rumore, però sostanzialmente le idee sono più o meno quelle. Cioè Andrea pensa che gli animali. Vabbè ma non volevo dire per... Andrea, per forza. Andrea ah, intendo okay. una persona media che di solito si mette a contestare okay, okay, le argomentazioni uh, di una persona vegana, no? Non lo farebbe mai dicendo: Ma sai che c'è La famiglia Orfei, un mondo di tradizione non deve cambiare mai, deve continuare a catturare i tigri o allevare i tigri e, e tenerle in cattività, ma ovvio che no. Ma chi lo direbbe nel 2023? Cioè non c'ha senso Andrea Dell di... Twitter eh? Sì vabbè comunque Andrea Dell non potrebbe tenere un podcast In cui parla di queste cose seriamente La zanzara lo può fare perché è un altro contesto Il pubblico è diverso Non è un pubblico di ragazzi giovani Tra virgolette Sia disinformati che informati Perché i ragazzi giovani come so Disinformati si informano in tempo zero ma è un pubblico di persone che vuole pensarla così, vuole pensarla che cazzo me frega del mondo. Ed è completamente diverso da un pubblico di ragazzini o da un pubblico di ignoranti che semplicemente non ci sono arrivati. Cioè, è il pubblico di uno che si vede... Eh, che... Porta avanti queste idee anche in tv, non solo la zanzara. Sì, però come personaggio... Non è il suo... Allora, no, 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 no. Queste sono idee sue. Poi il modo in cui le esprime... Sono eh, enfatizzate dal personaggio, ma queste Io cose non le voglio pensa... dire eh, di che ne pensa. Che significa mica ho detto che non le eh, pensi. Dici che il personaggio, il personaggio è il modo, è il modo con se cui lui volesse dice... veramente convincere qualcuno con quello che dice, non utilizzerebbe questa argomentazione. Ma non lui... c'è bisogno di convincere esatto. qualcuno. Perché già la gente esatto. pensa esatto. così. Esatto, lui, lui si tiene semplicemente il suo pubblico, si sì. Eh. Sì, sì. Eh, certo. E chi ti ha detto niente E, qui e quindi, cioè, per me il discorso che, che prima hai fatto. Mi sembrano tutte e due imbarazzanti, ma se te stai a vedere l'episodio della zanzara, a meno che non è a te, ma Richard Benson. Che qui siamo ai livelli dei braciami ancora, Raga Cioè, qui è letteralmente a livelli dei braciami ancora. Cioè quel, quel livello lì, poi. Ciao, Andre! Sto paragonando, no, lei no, signora allora, di legge, sta paragonando. Ma stai dicendo uno no, no stupro? Mi, ah, di sto semplicemente dicendo che a Anche livello concettuale ci sono delle cose orrende sì. che esistono da sempre. Non è che perché una cosa esiste sì. da sempre. Ho capito, però, la no, ma per carità, non sto eh. dicendo questo, però okay. non no, si dì. può dì. paragonare lo stupro al fatto di uccidere allora, gli animali allora, per fare una pelliccia. questo Allora, la pelliccia è bella, ok? Perché sono belli i peli degli animali, sono stupendi. E quindi cosa fanno le persone? prendono contro il volere degli animali esattamente come questo, lo questo. stupratore, scusa, lo stupratore mm. prende la donna contro il suo volere a livello concettuale è la stessa cosa ma non è la stessa certo cosa. Che la... È cosa. Cosa. cosa chi le ha fatte Cose. le scale di valori noi e ci siamo messi eh, vabbè io continuo a dire che tu dici vabbè la zanzara io continuo di che zanzara o no, tu potresti comunque affermare. Cioè, tu lo potresti comunque fare un discorso intelligente, anche se va alla zanzara. Non che stia facendo un discorso non intelligente, ma tu non puoi. Cioè, tu gli stai dando tutto quello su cui aggrapparsi. Non puoi dire che lo stupro è come fa le pellicce, non lo puoi dire. Non ti puoi azzardare di una cosa del genere. Così come non puoi dire che la gente è un'assassina perché si mangia la carne non lo puoi dire. Cioè, magari lo pensi, ma non lo puoi dire, non puoi affrontare così. Una, una conversazione perché la gente poi ti va, eh, eh, rafforzi Cruciani. Come l'avresti, come, come certo. Certo, e tu ma lui rafforzi, Cruciani. non è che è lei che lo rafforza, è lui che è bravo a far, a, a, a far dire alle persone in un modo o nell'altro. A me, a sinceramente, secondo me lo stai sovrastimando perché a me, Cruciani, non mi sembra in questo momento che stia brillando per bravura come sta conducendo la cosa. cioè, letteralmente, sta dicendo tutte cose. Mette Stai dicendo che lo stupro E tu dovresti dire No non ho detto questo Infatti lei ha detto bene prima Sto dicendo che non puoi dire Che siccome una cosa si è sempre fatta Vuol dire che Allora va bene Giusto E poi però Stai a dire che lo stupro È come la pelliccia Eh no Non lo puoi dire Non lo devi dire Sono due cose diverse Sì ma tu non ce la A meno che tu non sei Allora Chi ha preso lui Per fare questa intervista Una scienziata Un'esperta di alimentazione vegana un esperto ma ma di etica ma che, ma che devi essere uno scienziato Per formulare un discorso sensato e no, Dove la gente non si aggrappa che Se ci vado io sono una scienziata eh e no, poi per, Una un persona che sensato. è abituata a incazzarsi E a parlare con la gente Incazzandosi io. in mezzo alla strada Che è diverso da te Perché tu stai qui e argomenti le tue incazzature Questa persona Non mi sembra una che il suo attivismo Sia quello di argomentare lei letteralmente va Ma in no, giro no, e fa... no, aspe aspetta, aspetta. Fede, mo non è che sei visto lei che va in giro con la pelliccia all'uomo, mezza nuda. Allora vuol dire che lei fa solo questo nella vita. Questa è la credo che sia la fondatrice o la cofondatrice di Iene Vegane Iene Vegane c'è stata un sacco di tempo. E lei ha fatto un sacco di interviste. E te in mi ha detto che erano solo quei video. Prima ti ho chiesto chi so, Iene Vegane e te mi hai, fatto... hai detto quelle che strillano. No, e ti ho fatto un altro esempio di un video che hai visto. Non è che fanno solo quelli: e che fanno? L'attivismo! Attivismo ambientalista animalista Attivismo bene, animalista, a prescindere, cioè, non da che, vediamo. Non mi sembra che lei abbia una personalità come quell'altra persona che ha scelto di non farsi inquadrare, giustamente? Ok, mi sembra che siano due persone con due personalità molto diverse. Sì, ma le stronzate dice pure l'altra, non ti preoccupare Ma perché tu là sei sotto pressione, ma ti stanno attaccando. Sei in un contesto che non è la tua comfort zone. Ed è diverso rispetto a fattivismo da, da portuna di casa tua dal 2016, allora. Il gruppo guidato da Alessandra Di Lenge, che è quella lì, è presente come movimento dal 2016, quindi lei è la cofondatrice di Iene Vegane che è nato nel mm. 2016 e è diventato un'associazione nel 2018. Quindi sono attivisti che eh, ci sono dal 2018, dal, 2000, vabbè, dal 2016. Vabbè. Che cosa fanno? Non lo so, io ho visto che fanno manifestazioni in giro di, di quel tipo lì, ma non, non, non so se fanno... solo Presidi, performance, là c'è scritto, vai su, Pre vai giù. Presidi, performance, conferenze, partecipazioni televisive, diffusione di video. Eh, fanno anche... Indagini presidi, esempio, degli allevamenti, infatti, azioni... Ma fa leggere tutto? Azioni non violente davanti ai mattatoi cene benefit, benefit, raccolta firme. Infatti sebbene qui fan. ci stava lei che stava davanti al... Vabbè, ah evidentemente ha sbagliato da, a andare alla zanzara. Ma non è che si sarebbe potuto comportare meglio là, stai in una pressione. Il modo in cui te, te la mettono loro, che uno ti urla da una parte, uno ti parla dall'altra... Ah, ho, ho capito, ma questo ti può portare a sbroccare, a mandarli a fanculo. Ma l'argomentazione comunque ce l'hai lo stesso. Cioè, al massimo so i modi che puoi sbagliare. Qui non sta sbagliando i modi. Sta dicendo cose che non dovrebbe di non perché, se ci andavo io, probabilmente li mando a fare in culo e dico: Senti, testa di cazzo, vai a fare pompini alle capre. Ok, però comunque le argomentazioni te le metto sempre giuste. Poi sono i modi che posso sbagliare. Invece, tu perché stai dovrebbe andando, essere così questa tanto cosa è sbagliata. No, perché, questo, questo paragone che ha fatto, ad esempio, non è che sbaglio, Io lo posso, la posso anche ad esempio. Secondo me, il femminismo dovrebbe no, non puoi essere femminista e non considerare gli animali. Ok? Perché quello che subisce una mucca che viene stuprata perché questo è letteralmente uno stupro perché viene infilato: viene infilato la mano nella fregna, e un tubo, un, un braccio meccanico, non mi ricordo e viene ingravidata a forza per poi farla partorire, levarle il figlio contro la sua volontà, farla soffrire a livello emotivo e spremere tutto il latte. Che se pensi di una cosa del genere fatta da donna, ti vengono i brividi. Quindi il, io, io so. Io sono del, del parere che una vera femminista che non considera quello che viene fatto alle femmine degli animali da allevamento. Ha qualcosa da rivedere nel suo concetto di femminismo. Quindi figuriamoci. Ma non m'azzardo <ride> dalla da trasmissione di Cruciani e di una cosa del genere. Mi fanno nera. Mi piano per capire, ma prendono sul serio. Vabbè, solo però per non l'ha messa su questo punto. No, però ha detto stuprare una donna e fare una pelliccia è la stessa cosa, ma a livello di principio io posso anche essere d'accordo perché comunque stai eh, facendo qualcosa a qualcuno contro la sua volontà per ottenere un beneficio, per ottenere un beneficio esatto. puramente questo egoistico è e probabilmente anche peggio volendo dello stupro perché comunque gli, gli scuoi vivi, quindi credo che forse da un punto di vista è anche peggio dello stupro. Ok? Solo che se io vado alla zanzara so che sto parlando con un mattone di tufo che ha questa abilità, se la vogliamo chiamare così, di cercare di rigirarmi tutto contro. Esatto. Quindi l'ultima cosa che io farò è andargli a dire una cosa del genere. Ma qualsiasi perché... cosa. No, no invece, no, invece no, perché comunque tu. Magari... A me non mi sembrava una cazzata questa, cioè nel senso in realtà era un paragone. Che ci sta? Cioè, io lo capisco effettivamente è così. Poi se tu sei speciista, magari non proverai nessuna empatia di un animale squagliato rispetto a una donna violentata. Ok, però allo stesso tempo capisci? C'è la logica del concetto che è la stessa cosa. Poi personalmente puoi non provare empatia con una cosa del genere. E ok, addirittura potresti essere uomo e non provare empatia, manco per una donna stuprata, perché se ne ho vista del cazzo. Però in generale. Poi lì ci stanno vari livelli di, di, em, di empatia e di, di etica e morale che ogni persona c'ha dietro quello che pensa. Però a me non mi sembra che lei in questo momento ha sprecato un minuto per dire una stronzata. Cioè, a me mi, mi sembra che lei non ha utilizzato il suo stronzata. minuto per dire una cosa che chi vuole capire capirà. Tutti gli altri che ascoltano Cruciano. Cioè magari ci può essere qualcuno sulla zanzara che non è completamente rincoglionito che se fai un discorso un po' più fruibile meno di questo stampo qui magari è un po' più fruibile anche a qualcuno che sente la zanzara. A quel punto avrai dato senso alla tua presenza anche in una trasmissione becera come la zanzara. Se tu la metti in un punto di vista così estremo che per quanto io possa condividere non verrà mai capito per hai presa per... Già una che va in giro nuda con il sangue finto e la pelliccia. Vai di pure queste cose. Tu passerai per la vegana pazza psicopatica da pià per culo. A cui nessuno frega un cazzo di quello che dice. Che ci tutte stronzate. Ciao Cinzia, buonanotte. Non è una trasmissione di informazione. Eh, eh, Federica, lo so, lo so. Ma questo non significa che tu puoi comunque sfruttare una trasmissione del genere di qualcosa di sensato. Che possa comunque arrivare a qualcuno. Altrimenti, che cazzo ci vai a fare la zanzara per una persona così? Che ci vai a fare? Perché comunque speri di avere un minimo di risonanza e di riuscire a diffondere il messaggio anche in un contesto del genere. Quindi devi fare nel migliori dei modi. Ma secondo me, poi non lo so, fare. Anche i grilli, eh. anche i grilli. Sì. Mi, 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 mi riferiscono grilli dei modi no, non è il peggiore dei modi, ma non è un modo molto sveglio. È non di, è strategico. E non è strategico, però eh. è come di quella che, quella ragazza che cioè, faceva il caso al Cerbero che ha fatto quella cosa che faceva se buttava i soldi per terra, che faceva, sì, urlava, sì, sì, sì. Eh, cioè non sarà stato il modo migliore, ma sti cazzi, beh. Non, non, non mi sembra questo il punto, tanto chi non vuole capire non capisce a prescindere, quindi a meno che non di, vai lei dici proprio una stronzata, dici proprio cose che non stanno né in cielo né in terra e per la causa quello non va bene. Mi riferiscono che dopo nove, Aspetta, dopo, no, no, <ride> dopo nove settimane Dopo nove settimane dalla nascita Pare che vengano uccisi un milione di grilli al giorno Per fare il cibo, il cibo cibo eh, per, diciamo, eh. A base di grilli Ora no, eh. di ah, certo, io dico certo. Anche lì non si chiede il permesso ai grilli ma Quindi cosa significa? No, ma non si può chiedere il permesso ai grilli? La guerra, le cose più orribili che ci sono al mondo, sono basate sul principio della prepotenza, che non bisogna chiedere il permesso a qualcuno per andargli a piazzare le bombe in testa. E noi portiamo avanti questa... È la stessa cosa. Dunque chi uccide gli animali è come Putin. È venuto a dirtelo Dio che siamo più importanti degli animali? No, ma lo siamo Hai conosciuto i più grandi esseri spirituali? l'uomo è soprattutto... Ai e quindi, Ma è sopravvissuto non... ai dinosauri, signora. L'uomo è sopravvissuto ai dinosauri. L'uomo vive mangiando. No. Ma so coesistiti veramente. Listo non lo dimostrano, ma a me non mi stupisce lui che dice una cosa del genere. Ma <ride> che lei che dice cosa c'entra? Non fanno una persona in quattro lì dentro, ve l'ho detto. C'è cioè nessuna persona che dice: 'Eh? <ride> cosa? Sono sopravvissuti ai dinosauri?' Eh? Sì, poi, quando hanno well. vinto la battaglia contro i dinosauri, hanno costruito un grandissimo parco giochi chiamato Jurassic Park. Tutto vero? No, 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 l'hanno fatta, fatta gli esseri umani. La me il meteorite, <ride> come proprio perché sono sopravvissuti. Adesso vi facciamo estinguere. Vabbè, ragazzi, perché non si ascoltano. Hai ragione, non si ascoltano nemmeno tra loro. Hai ragione, non si ascoltano. Ma sì, ma, sì, ma infatti, se stanno a curare le cose addosso. È, è, è palese questa cosa. Sta pensando che lei prende meno soldi di lui. Probabilmente sì. Probabilmente sì. L'uomo non c'era oh, quando c'erano i dinosauri. Grazie. Oh, ve lo giuro, ma ha tolto un peso. Intanto Federica sbanna e ribanna la gente. Ma ha tolto un peso. Se andavo a letto con lei che non aveva contestato questa cosa, veramente un peso. Grazie. Grazie. Lei con sta, sta facendo dei paragoni no, incredibili. L'uomo non c'era quando c'erano i paragoni. In diretto che voglio eh, che lei mi confermi. L'uomo sì. 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 è presente ma è presente Cioè, tra dinosauri, un criminale no. di guerra e chi uccide gli animali. Allora, io sto dicendo che a livello concettuale, eh, il partire dal presupposto che glielo faccio perché posso, è la stessa cosa ma che no, fa andare avanti la guerra, qualsiasi tipo di guerra. Lo stupro, l'omicidio e tutte le cose che diciamo, oddio che schifo. Poi ci abbiamo la violenza nel piatto e la violenza Ma non è addosso. nel piatto la violenza. È, come no? Se è io prima, mi mangio stasera è, una, una sì. cotoletta alla milanese impanata, non sto commettendo alcuna sì. violenza. La ah, no, ah, una sì. cotoletta impanata alla milanese che mi pago Io eh, per ma Non nasce sto... sugli alberi la cotoletta, esatto. mi dispiace. Eh beh, certo, è per forza che non nasce sugli alberi. Perché certo dobbiamo che no, mangiare? maestria. Certo, lo ammazzeresti un animale con le tue mani per mangiartelo? Ma sì, se fossi in un periodo primitivo, probabilmente lo farei. Adesso lo ammazzeresti un animale. Non sarei capace, ma no. ci sono allora, delle persone una preposte una a farlo. Se non I macellai saresti capace, bravi se non saresti capace, è? capace certo. è perché il nostro cuore, la nostra mente non me. è fatta. Io devo solo per... Magnano. La vista il cuore, la del mente. sangue ci fa schifo. La... Infatti, no, la gente dipende. nel vederci così. E allora, noi non potremmo mai andare a squartare la maggioranza delle ma persone, a parte i disturbati mentali come i serial killer, cioè, come scusi, quella gente che scusi, poi... quando uno deve eh, quelli che. Fanno i macellai, eccetera, sono dei, dei malati mentali, quelli che squartano gli animali. Allora, più malati mentali sono i mandanti, che non hanno le palle sarebbe? di farlo. Quelli che dicono, oddio, oh no, cioè, io non lo farei. Gli allevatori, i grandi allevatori sono dei no, mandanti, no, sono degli assassini. Quelli che vanno a comprare sì, la no, no. carne sono Noi. i peggiori. Noi. Certo. Beh, Noi. Tutti no, certo. E macelleria, tutti lo mangiano, tutti lo mangiano. Cioè, se sì. sì. Eh. Comunque io volevo innanzitutto dire che io ho un bambino di 9 anni che è vegano dalla nascita. No, Dio, no, perché? Perché l'hai fatto? Non lo dire, non lo dire. Nascondilo tuo figlio, non dagli un'altra identità, non, non, non lo dire, per favore, non lì, non lì, salvalo almeno lui, per favore. E mo mi tocca sentire come eh, Vabbè però siete voi Ragazzi siete voi Ah mo però non so Solo loro Cioè te magari sei abituata Te sei abituata A confrontarti Al cerbero Con gente ignorante Con gente che ti tira fuori Sto argomentazione Ma così ti sei scavata la posta Però e magari loro semplicemente la prima volta che gli capita un dibattito con persone di questo tipo no, 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 dai, 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 dai Federico, io l'altra la tizia non la conosco, lei mi sembra una leader e infatti oh è la, la cofondatrice e io credo che si sia scontrata molte, molte, molte volte Ma certo, volte però magari mai in un contesto così autoreferenziale come la Zanzara Ma c'è già stata la Zanzara lei? L'altra non lo so però lei sì. Comunque, vabbè, vediamo. No, poi capirai: no, sì. fa spettacolo eh, perché mi taglio. Però comunque, te sei condannata. Così, perché pollo, figuriamoci ragazzi, se poi ti chiameranno assassina perché hai fatto una cosa del genere. Vai. Ma, la la carne, ma non loro, mica non, le persone persone no, no, non è necessaria mia. Ma adesso è assolutamente no. Perché se la carne fosse veramente necessaria, io non sarei qua. Ovviamente, gliela ha detto al pediatra. Sì, mio figlio l'ha seguito. È una pediatra e sta benissimo. Fa sport quattro volte alla settimana. È un ballerino agli esami del sabato perfettamente e dunque gli altri no chi mangia la carne invece no chi mangia la carne no dunque chi è vegano no. sta meglio ma non è che io non sto dicendo adesso chi sta meglio io non voglio far parlare di okay, proprio cioè, il suo ruolo è proprio mettere le parole in bocca alle persone in una maniera anche cioè non è neanche molto sveglia intelligente cioè è proprio banale cioè tu dici ho oh, un bambino vegano eh, il fatto che il bambino stia bene ti conferma che comunque eh, ah quindi chi non mangia carne vuol, chi mangia carne vuol dire che sta male è un continuo mettere parole in bocca e cercare di farti dire quello che vuole lui però voglio solamente dire che non è ma lo sai Johnny me lo sto chiedendo anch'io cioè tu non è che comunque ti sei messa una pelliccia e basta tu ti sei messa un ca una cazzo di volpe impagliata ma è sempre per fare flame ma Federica a me crederebbe non un, un poco disturbo mettermi una cazzo di volpe intera addosso vabbè ma tu non sei lei credo che non lo so, quanti vegani ci stanno. Lo so che è per triggerare L'ho capito, l'ho capito. È semplicemente per dire. Ma non te dà fastidio? Cioè, io cerco di empatizzare. E non riesco a empatizzare col fatto di. Fa cioè, io non riuscirei a fare una cosa del genere per, per. trigger. Nonostante posso anche capire il gesto, che comunque non viene preso dalle persone, perché in questo momento, che devi a chi, chi triggeri con la volpe intorno al collo? A chi triggeri? sei vestita normalmente c'è semplicemente una volpe intorno al collo che chi ti guarda dopo che hai spiegato la cosa ripia pure per cazzare perché c'è la volpe addosso mentre, mentre parli di veganismo quindi... è necessaria la carne perché lui no, produce beh, fermi con tutti, tutti fermi tutti che poi andiamo alla conclusione fermi Allora, eh, abbiamo qui le Iene vegane. Ti che, spiego, si uabla, che... cioè le, le, le Iene. Ah, ma lui, lui è in collegamento. No, ti spiego, sta, si questo adesso. messaggio che è arrivato che hanno detto e. che è bello portare in taxi moniovadia. Ma è sempre in collegamento, cioè lui non sta mai in studio? Cioè, è solo Cruciani che porta avanti la cosa? Io è sempre in collegamento? Sempre è stato così? Ah, è come se fosse un ospite, però fisso, quindi sempre in collegamento mi ricordavo avevo visto una montagna dove stava di persona forse mi sbaglio però e non parlare Bellissima. male di Farenzo, è incredibile, Bellissima. perché io oggi non sono venuto qui in macchina, ma Morio ho preso radio ha parlato male di te con un tassista. Sì, sì ha, eh, beh, perché oggi ti sto spiegando, ho preso la metropolitana sì, da casa eh. e sono sceso alla stazione Termini. Eh. Sceso a stazione Termini sono uscito per venire verso la eh. radio a piedi, eh. come un cittadino qualunque, perché io sono un cittadino eh, abbracciando le persone, eh. Eh. salutando, eccetera. Vabbè, allora... E ho incontrato Monio Vadia che era sceso dal treno. Ci siamo salutati e Monio Vadia stava prendendo il taxi, quindi è incredibile. Sono perché al punto ha detto e ha detto certo e ha detto esatto, quello stronzo esatto. di Parenzo filo Israele, sì, sempre figlio esatto, Israele, esatto, mentre esatto, io sono a favore dei esatto, palestinesi. Esatto, esatto. Invito per favore non so se detto. uno dei nostri non collaboratori non so è... a portarmi da mangiare a questo punto. A portarmi Forse da mangiare. Ecco. No, no, no. Scusa, no, no. ecco, amore adesso collaboratori. pure qualche. Collabor... No, 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 arriva animale no morto. non arriva nessun animale no, morto. Ho già anim... dato. Ho già ecco. dato. Ho, fame, ho fame e sono andato il qui. I collaboratori sotto. interni. Una scena che abbiamo visto sì. da un conduttore inglese di recente. Da, eh, sono andato qui dai signori qui a vicino, non possiamo. Eh, ma ma è, ovvio, cioè è ovvio che avesse visto quella, quella... Vabbè però lo annuncia, è diverso così rispetto al, al semplice ah, vediamo, vediamo. taglio di lui che lo fa. Lui dice ho visto un video in cui succede questa cosa e ora lo rifacciamo. E vediamo. mi mangio questo bel hamburger. Ma sai che ci sono già? quelli che stanno arrivando di ecco. carne coltivata? Ma cosa... ne frega niente, guarda non questo se... hamburger. Ma sai qua. che la carne coltivata oh. è senza le deiezioni, ovvero pure. il letame... Ambuglie. Ma guarda, può essere perché gli, gli mangi animali tu, non che io? tu mangi <ride> eh. hanno tumori. Moglie, esatto. Sono oh, animali pieni di malatici, pieni di antibiotici, antibiotici. Non cioè, non mangiare un, che un, bello, Barenzo, un bel antibiotico, un bel tumore. Eh. Eh, vabbè, oh. eh vabbè, ma eh, d'altronde mm. affamando il pianeta, ah, è andando pianeta. a condizionare certo Ma la cosa dico, è scandalosa è che si fa portare le cose dagli collaboratori. Questo è scandaloso. Lo dicono gli scienziati. Eh. Faccia silenzio un attimo. Allora... È come questo morto quell'hamburger. Io, Io mangio questa cosa qui. Io mangio questa cosa qui. rispondo come ha risposto Pils sì. Morgan, conduttore di una, di una trasmissione sì. in Inghilterra. Un animalista esattamente uh -huh. come voi. Voi avete il coraggio, avete la faccia. Cioè, lui non è che lo sta imitando. Lui sta rispondendo co cioè, vuol dire proprio con pensa. le sue parole. Sì, però lo pensa. Cioè, tu stai prendendo come esempio lui. Devi sì, affermare un concetto che tu pensi perché se lo stai dicendo quelli che ci credi in queste sì, cose io lo penso meno. Ma posto di venire qui a parlare di inquinamento del pianeta quando i vostri cazzo di avocado, i vostri cazzo di quinoa, ma eccetera, vengono trasportati con i buffet, con camion con inquinando e con i Sono in tutti i buffet onnivori assieme al prosciutto. Gli avocati, sì, diciamo come, arrivano qua, come stanno, come stanno, come stanno, come come stanno, come trasportati arrivano, dagli, dagli ehm. aerei, trasportati dagli aerei i camion vanno per i buffet degli animali arriva l'avocado vergognati mandorle avocado quinoa trasportati qui con le mani migliaia di chilometri i fagioli le lenticchie ne sono tanta avete son la faccia Italia, tosta di stare qui a rompere rispondi, i coglioni sull'inquinamento planetario avocado del lo mangiate voi assieme alla soia che viene mangiata dagli animali che vi un mangiate voi ecco adesso vi faccio mangiare un po' di sacro vi faccio mangiare un po' di multinazionale ovviamente Burger King, ovviamente una grande multinazionale. Beh, Beh ottimo quello. Però che tra l'altro sappiamo l'impatto. Che... che male hanno fatto che... le multinazionali? No? Perché... L'impatto che hanno fatto. Ma tornando al mangiare. discorso oh. degli animali, mm. cioè d'altronde alla fine, al di là dell'etica, se ti vuoi fare del male, sei libero di fartelo. Ma è Il male. problema è che lui non è stato libero di vivere. L'animale sì. che lui ha fatto ottimo, una vita orrenda. No, ha fatto la vita che deve vivere. Fare... La... Le guardi qualche investigazione dentro gli allevamenti dove vivono? non hai schifo? di mangiare Questo? un animale che è stato nella merda e nel piscio oh, tutta la se vita è stato lì. grazie, grazie, essere, grazie vegani, a presto ritornate qui, grazie, arrivederci eh, grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie, a me mi sembra che lei abbia fatto una figura in merda no, no, non ha fatto una figura in merda non fa... allora, se c'hai un almeno 30 di cosciente intellettivo capisci che Cruciano è Cruciano una bestia ok, certo. ok, perfetto non sto dicendo, lei ha... Federica ha scritto eh, vabbè su questo la tizia ha ragione no cioè la, la, la tizia non ha detto cazzate ok cioè la tizia ha argomentato più o meno in maniera sensata poi il fatto di non usare determinate argomentazioni con certe persone è a livello prettamente strategico per evitare di farsi attaccare però non è, non è che ha detto cazzate cioè, alla fine più o meno le cose che ha detto sono giuste, ok? Eh, a parte il fatto di che quella carne ha il tumore, eh, no, al massimo può far venire il tumore se te ne mangi tanta, non è che la carne c'ha il tumore, però eh, generalmente non è che ha detto cazzate. Eh, ha usato un modo di comunicare, un modo di comunicare non nei toni, ma nel, nelle argomentazioni che ti, può, ti si può ritorcere contro e può essere. Poco, poco intelligente, però comunque rega, cruciani. Invece, rega, cioè ma tu puoi, cioè, come. Ma ha fatto pure una figura di merda alla fine merda. perché quella là gli ha detto: Ma che hai preso dal Burger King? cioè, al di là che non c'era manco il tempo di argomentare sulla questione, ma anche un bambino sa che il Burger King fa cagare, e ti fa male. Anche le persone più ignoranti del mondo sanno che. La carne del Burger King non è carne, ma che è veramente probabilmente quell'animale, esatto, quell esatto, so, esatto. So un scar conduttore che dice "Stai zitta", cioè tu letteralmente vuoi prendere il panino, vuoi mangiare il panino davanti a lei, vuoi riprendere delle stronzate che già sono state dette, neanche l'originalità di farle tue, ma ripetere quello che hanno detto, ovvero stronzate che hanno detto, e quando lei argomenta in maniera significativa e giusta, tu non l'ascolti e poi dici "Stai zitta che voglio dare un altro morso". Cioè Veramente se c'hai un bricio di cervello, anche se tu sei una persona stupida, forse riesci a capire che Cruciani... Cioè veramente è come sparare sulla Croce Rossa. Ma pure se sei stupido lo riesci a capire. Io non voglio leggere i commenti perché non li voglio leggere, però voglio sperare che veramente la gente capisca che va bene il meme, va bene Sigma, va bene quello che ti pare, ma riesci a capire che sei imbarazzante. E soprattutto sei una bestia. Anzi, una bestia, Vabbè, questo a livello non è... di rispetto per, per gli ospiti che inviti a meno che, a meno che non ti sei messo d'accordo prima, e gli hai detto esattamente guarda, io ti dirò questo, questo e questo e questo, questo. Mi dispiace non ci, non ci rimanere male. Perché è una trasmissione. Non ce l'ho con te, non voglio mancarti di rispetto, soltanto lo show. Ti va di fare questa cosa. Ok. Nel caso fosse andata così, pure pure. Ma se no, veramente un, un cafone. Anche secondo me è d'accordo. Quindi dici che si sono messi d'accordo prima? Assolutamente. O spero, poi nel merito delle frasi. No, però sembrava, cioè sembrava abbastanza. Poi, per carità di Dio, eh, quello è quello il messaggio che lui vuole veicolare, è quello che pensa, eh. sì. Secondo me no, conoscendo la trasmissione non è così. Non lo so. Io loro, oddio, sono personaggi un po' particolari. Vi dico la verità, cioè sta, 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 sta cosa dell'andare in giro co, con la pelliccia, mezze nude, eh, fare tipo di manifestazioni, non, non lo so, non, non, non credo... Vabbè, so scelte per carità, però... Beh, se questa persona ci è andata già due volte, un minimo saranno concordate perché sennò non vai a fare questa roba senza nemmeno sapere che è un no... mezzo scherzo, poi che non siano scherzo nella realtà, cioè comunque se sei un attivista decise de de fatta le ossa, ma vedi quello dell'ultima generazione che magari è un po' più... Sì, hai ragione, me lo scordale. Capirai capirai ragazzi ah sono due sono due video tre video uh, c'è qualcuno che metti il primo e sicuramente sarà sui blocchi stradali no Allora, ho sentito oggi un'altra super Non ho voglia di dolci, mi sta, sta uccidendo, mi sta mangiando il cervello. Che vuoi? Non so che cosa fare perché poi fa paura e mi fa male la pancia. Un cornettino con poco poco cioccolato. No! Okay. Il <ride> <coughs> cioccolato veramente. No, che ne so, forse tè. un tè. No, che ci faccio col tè, ah, Ma no. sto impazzì lo giuro. Biscotti, biscotti. Biscotti, biscotti. Well, no, biscotti. I, i, i cereali non è vero c'è pochissimi pochissimi c'è cioè. quanti pochi ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio ce la fai in un bicchierino Per cazzo da parte di questi ambientalisti, tal trivellone, Luca Trivellone, parte il cognome naturalmente su, mm. su cui si può discutere no, a lungo, no. nato, però uno si chiama Trivellone, c'ha questa disgrazia, arrivederci, si chiama Trivellone di cognome, vabbè per carità? può anche cambiare il cognome, uno Trivellone come cazzo va a chiamarsi Trivellone no, comunque. Trivellone tri ti pare normale o si chiama Trivellone di cognome? Ma è ma ma normale non si chiama Bel Pietro, no, no, ma Pietro, Pietro Trivellone. So no, ma è bel Ma non è credibile è normale, Uno è ambientalista e si chiama trivellone per esempio. Non è possibile. Le Trivelle sono, secondo questi, sono il contrario dell'ambiente. Dunque uno non può chiamarsi trivellone ed norma... essere di ultima generazione. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Per te uno si chiama capezzone. Cosa vuol dire capetone? trivellone e poi sei ultima generazione No. Porro! Un sì, ho capito, ma si... puoi anche scherzare in maniera un po' più intelligente. Sì, vabbè, però è questo il target cioè, che hanno ho scelto con la Ma basso, Madonna, basso. E poi se non, non c'hai un target così basso, cioè, non ti permet... un minuto a per culo uno che c'ha il cognome Trivellone, cioè è, è allora. A proprio dozzinare, allora, proprio dozzinale. Allora, uno, numero uno. Ora la zanzara la gente se la ascolta anche indifferita perché c'è YouTube, perché c'è Spotify eccetera, eccetera. Prima lo ascoltavi alla radio. Che significa? Quando ti ascolti una cosa alla radio non è che te la ascolti tutto il tempo, te c'è bisogno di un, un qualcosa che ogni cin, on, anzi, ogni minuto e mezzo riacchiappa tutto il discorso e tutto quello che ti sei perso non è più importante. Quindi è normale che mh, questi qua sono tipici eh, tappabuchi dei tempi da radio. Cioè, io sto là, parlo e mm. dico qualcosa che sostanzialmente ha zero valore, ok? Però ho, ho occupato quel minuto okay, e mezzo okay, di capito, blocco, ha senso. funziona così la radio. Poi, per carità di Dio, ora è decontestualizzata questa cosa perché mh, te vedi un video, qua è tutto tagliato, non c'è sta, sta la musica che c'è sta in mezzo, non c'è sta niente, quindi lo vedi così. Però funziona così. E poi loro hanno pure questa comicità molto becera. Perché è proprio questo che gli permette poi di fare cose gravissime senza che nessuno gli dica che hanno fallito, capito? Cioè, è pure. Se io parto che faccio cagare. E tutto quello che dico fa cagare. È tutto osceno è tutto controverso. È, tutto, è pure il giorno in cui farò una cosa controversissima e voglio troppo fare, nessuno mi dirà che uh, ho perso la faccia. Già l'ho persa, capito? È un modo in cui si presentano. Mangio e quello che va vicino al naso, dico lì, hai po un porro, hai questo. un porro. Senti, senti questo. Siamo ultima generazione perché siamo l'ultima generazione che può fare qualcosa per sì, il cambiamento no, climatico e siamo la prima generazione a fare i conti con il cambiamento climatico sì, tuttavia siamo sì. una coalizione di cittadini preoccupati intergenerazionale ci intergenerazionale. sono giovani, ci sono persone più grandi che hanno a cuore ah, questa causa noi portiamo avanti una campagna di disobbedienza civile non violenta non Ecco il programma di questo trivellone, trivellone, incredibile Poi io voglio capire una cosa, quando uno dice eh, noi vogliamo, siamo contro il cambiamento climatico, cioè siamo contro insomma... Um, siamo, vogliamo fare qualcosa per il cambiamento come cosa esattamente? Non si capisce cosa cazzo volete fare? Non si capisce, non si capisce nulla. Niente, andare in bicicletta, andare a 30 all'ora, può darsi, può darsi. Ma perché andare a 30 all Ma all'ora Allora la 30 lezione 30 all di Fbal che eh, prende per il culo la Meloni, cioè la Meloni si è fatta prendere per il culo sulla benzina anche da Fbal. Senta, FBall. Ciao, non negare le cose. Ciao, ciao. Oh, sono molto contento che ha accettato il mio invito una persona che era con me ieri in televisione, che fa parte credo del comitato direttivo, insomma uno dei dirigenti, portavoce, non so bene cosa, e di ultima generazione, che si chiama Luca Trivellone, che credo che sia un ex giocatore di rugby, una persona che era là, che non mi hanno riconosciuto bene. in realtà come Luca Trivellone, ma, insomma è qui, l'altro giorno l'ho preso un po' per il culo, per il cognome, ma questa è satira naturalmente, Trivellone Vabbè, questo... non dovrebbe essere a favore, eh, sarà contro le Trivelle eppure si chiama Trivellone. Buonasera Trivellone, buonasera, buonasera. Buonasera, prova. Prova, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, il ti sentiamo bene. No, non ti perché, No, perché ieri sera il microfono durante il dibattito veniva tolto spessissimo. Io ho risposto ad ogni domanda ma eh, la redazione di Rete4 non ci ha dato mai possibilità di rispondere ah, quindi mi chiedevo se oggi mi chiedevo se oggi il microfono rimanesse ah, acceso e si potesse fare un dibattito innanzitutto qui non è Rete4 ma è, ah, è un'altra roba l'ottimo Trivellone ha smascherato il giochino l'ottimo Trivellone sì, ma non è che scusami però Trivellone non è che lo fanno apposta a chiudere il microfono ci sono dei tempi anche stretti dei dibattiti ma, ma, evidentemente c'erano diversi collegamenti non è che non ti volevano far parlare, hanno tutto l'interesse a farti sì, parlare, funziona eh, così Così, prego, 40 minuti trevellone. di, blocco, ah, 40 minuti così, di così. blocco che abbiamo costruito con i nostri arresti e ci date 5 minuti. Eh. Noi non è un gioco, no, noi ci date. facciamo arrestare ma, noi non è un gioco. Mar per, ca ci per cambiare il cambiamento climatico ci sì. facciamo arrestare. Ecco, non secondo me fate una cazzata. A parte che arrestare bisogna vedere, perché fino finora nessuno è finito in galera, diciamo la verità. Basta con questa storia della repressione. Basta con questa storia della repressione. Per dire L'arresto per direttissima è avvenuto più volte, sì, ma hanno eh, scarcerato. Dopo un secondo, siamo, so, qui, dai. siamo qui per parlare di cambiamento climatico. No, no, siamo qui per parlare perché, di quello che dico io, innanzitutto, perché, eh, no, non di cambiamento perché. climatico, dimmi. Che a te non fotte niente perché nulla, hai detto anche nulla, ieri, nulla, nulla, lo certamente. riconfermo. Lo riconfermo. Esatto, non io mi è sono, molto grave. io oggi sono venuto per parlare di economia. Sì, sì, ma tu puoi parlare e di parlare quello che vuoi. Io, io, eh, io faccio le domande, io faccio le domande, io faccio le domande e tu rispondi. Se non ti va di rispondere alle mie domande, non rispondere. Molto io semplice. Non sono venuto per parlare no, di economia. Venuto, economy no, no, tu sei, sei venuto a parlare di quello che dico io. Non ti preoccupare di quello che dico io. Il che nostro prodotto interno lordo europeo per il 2050 ce lo fortiamo. Lei quanti anni avrà nel 2050? Guarda. Bravissimo, io non sono abituato giusto, a parlare bravo, in questo momento sono abituato a fare le domande e a rispondere a persone che bravissimo. rispondono sì, crede che lei non fotte nulla perché sì. nel 2050 sì, lei sarà con la pensione di no, probabilmente anche che morto Probabilmente sta guadagnando no, probabilmente con, anche questo, questo, con questo, questo anche giorno, morto, con Probabil questa radio sì. io invece sarò nel pieno della mia carriera come tutti Beh, i giovani e invece sarai, in futuro futuro quasi morto, sarai quasi morto no. infatti è colpa del cambiamento climatico è colpa del cambiamento climatico tu non hai futuro perché è colpa del cambiamento climatico ma ti rendi conto delle cazzate che dici, pensi già di non avere futuro, già questa è una cazzata, già, già questa è una minchiata, già ti sei condannato da solo, pensa ad avere un futuro, a lavorare per la avere storia, un futuro, non ti pro... ma abbiamo, quale abbiamo storia? Scritto Avete scritto la storia, storia dei talk show per dieci giorni, italiano. questa è la storia. No, adesso riscriviamo scriviamo il nostro futuro, ma io anche lei, assicurare i giovani ragazzi che ha chiamato prima, sì. che ci sta ascoltando e che ci segue. Sì. Lo vorrei rassicurare che, così come abbiamo scritto la storia sì. dell'attivismo uh, italiano. Guarda la storia dei talk show per dieci giorni. La storia dei talk show per dieci giorni. Che fra dieci giorni non no, si parlerà no. più di voi. Questo puoi stare sicuro. Senti, un'altra cosa: ti voglio chiedere un'altra cosa. Che tipo, di, che tipo di azione hai fatto? Sei stato, cioè, hai occupato strade, sei andato a imbrattare monumenti. Che cosa hai fatto tu personalmente? No, ho bloccato il ponte della libertà a Venezia, il traforo del Monte Bianco sì. e la fiera di Padova. L'American Dream, 500 sì. macchine tra le più inquinate anti d'epoca sì, che per noi beh, è un American questo Nightmare, questo non per noi, per sì. l'IPCC, sì. perché i dati e la verità sono molto più prima non le macchine prima, aspetta, aspetta ferma un attimo, le, Ma le macchine d'epoca... Sì, va bene, questo lo so, le macchine d'epoca non dovrebbero più circolare secondo te. Le macchine d'epoca sono fra le più inquinanti. Bene, e cancelliamo le macchine d'epoca, cancelliamo le macchine d'epoca, benissimo. Proporle. Ma io non sono qui per parlare di cambiamento cambiamenti... Per parlare no, io di tu sei di epoca, io qui per qui rispondere alle mie domande. Lo... Alle mie domande. Mi... Se le, le, le trasmissioni in generale. Guarda, io ti voglio dare una cosa. Non lo dico con arroganza. Lo, io dico, gioco, lo dico... Io, io, io non fotografo non la realtà. Mi no, no, non gioco, ve... non ti ho, ti ho ti tempo bello... da perdere. Quando mi faccio arrestare per parlare di cambiamento mm. da, climatico... Ma questo chi se ne frega? Ma non solo di cambiamento climatico. Non solo per il cambiamento climatico. Ma tu non andrai a finire in galera perché in Italia non va a finire nessuno in galera per queste cose. Nessuno... È un paese all'acqua di rose. In altri paesi ti davano le manganellate sul ponte della libertà a Venezia, ti cacciavano a pedate nel culo. In Italia non succede: i carabinieri non possono fare niente, altrimenti gli fate un culo così. Questo è il punto. Trivellone, non hai sul capito ancora. Della, sul ponte della libertà mi hanno quasi slogato una caviglia. Vi a vedere il video eh. su come mi hanno portato via. Ma, Lei per, cosa per quali valori sarebbe disposto a farlo? Per, per la libertà. Nulla. Per la libertà. Per la libertà di espressione, parole, per la libe anche per la tua. Bravo, anche bravissima. Per tua, anche per a la tua, rivolgiamo. Anche per la tua, io, lei, voglio, io voglio. parole che... lei bravissimo, ma noi agiamo. Ma che vuol dire agire? Ma... A, nome a nome di chi? A nome di chi dell'Italia? A nome delle nuove generazioni? Chi pensi di rappresentare? Bisogna se non te stesso, bisogna dichiarare l'emergenza Anche a suo nome, signore. Ma chi pensi di rappresentare? Chi pensi di rappresentare? non è fare un serio. fare un discorso serio. Vedi che era più efficace. Lo vedi che era più efficace in realtà? La tipa di prima che questo ragazzo a livello di show sicuramente ma pure a livello di quello che ti è arrivato a te di quello che ha detto avrà detto tre frasi messe in croce quella di prima pure non superficiali però si era capito il suo pensiero è perché lui non vuole che una persona va là e nel suo programma si mette là a parlare seriamente perché se no faceva un giornale non faceva la zanzara la zanzara è qualcosa che deve dare fastidio non si può parlare di, di cose serie e beni no non si può parlare perché non te fanno parlare cioè letteralmente ti parla sempre sopra prendimi per il culo ma fammi parlare però fare no. qualcosa per il cambiamento no, climatico non rappresenti solo te stesso lo vuoi capire o no che rappresenti te Questo stesso quando parli Ma saranno gli ascoltatori e le ascoltatrici ma quello si che c'entra le sì famiglie che, che ci stanno ascoltando i genitori 1, e i sì. genitori 2 che stanno a casa no. e che ci ascoltano. padri sì. e madri direi padri e madri so. no genitore uno genitore 2, padri Io, e madri se posso fare una domanda Sì. Eh. Quale azione porterebbe lei dentro casa mia? Perché io ho fatto l'intervista fe... ieri sera sì. in ciabatte e adesso sono in ciabatte Vabbè, sulla che mia in in scrivania. Sì. Cosa, mi porter cosa porterebbe a parlare di cambiamento climatico no. più delle azioni che ho fatto? No, 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 tu devi fare. Tu, scusami, il mio consiglio è questo: molto semplice, invece di rompere il cazzo al prossimo, perché occupare una strada. In occupare. Ciabatte. Sì, ma so occupare. La occupa... parlando di cambiamento climatico sulla zanzara. Cosa avrebbe portato a questo? Ma che ci avrebbe io portato? Ti ho chiamato a per che hai fatto di cambiamento climatico a qualcuno a cui non c'è niente di guarda, cambiamento guarda che climatico. andare nei talk show come hai <ride> detto tu andare nei talk <ride> show andare nei talk show, <ride> talk show scusami Trivellone scusami andare nei talk show guarda che non è il centro del mondo non porta un cazzo tu forse vi siete illusi qualcuno ha detto ah ma abbiamo fatto cambiare il ah. palinsesto dei talk show siamo Sì, qui. ci avete fatto divertire per, per due settimane noi ci divertiamo come matti ma, ma non, non cambia qui. un cazzo non siamo qui per la visibilità noi ah, no allora perché cosa scusa gas, no carbone 25 20 litri di rinnovabili. Ma no, lui ci crede, è una bene, battaglia ma quale lui crede ma rispettato invece, solo perché sede, fa una sì, bella sì, battaglia. Solo sì, solo sì, solo scusami Trivellone però nessuno mette in dubbio il fatto che tu lo possa dire, tu lo puoi dire come vuoi non devi andare ad imbrattare un museo ad occupare una strada, altrimenti te ne assumi la responsabilità. Il Consiglio internazionale dei musei è d'accordo con noi, dei? i musei hanno parlato il Ma consiglio quale Consiglio internazionale dei musei? Ma non dire minchiate Ma chi è il Consiglio dei musei? Ci sono le forze dell'ordine sì. il consiglio dei musei porca puttana scusami un attimo Trivellone, però io voglio capire una cosa eh, la eh, questione Questo è, molto è semplice. ancora è più questa sta cosa è ancora più eh, in contraddizione no Buonissimi. nel senso tu tu credi non tu eh, dici che è giusta la legge quindi eh, Immagini che. Ma quello chi sta, che, di chi stai parlando? Di quello che ha detto adesso lui, no? Ha detto sì. chi se ne frega di quello che hanno detto di i. No, di, di Crociani. Ha detto chi se ne frega di quello che hanno detto i massimi esponenti di chi gestisce i musei, ma non mi ricordo. Dele le forze dell'ordine, so. Ma è importante quello che dicono le forze dell'ordine, il rigore, la legge. Ok. E questo era il discorso che facevo oggi pomeriggio, no? Cioè, nel senso. Ma da cosa deriva la legge se non da discorsi etici e morali che ogni anno vengono eh, sistemati, resi più leggibili, resi più giusti? È una cosa. In divenire, no? Non è che è una legge fatta e finita che abbiamo trovato scavando per terra. A un certo punto c'era un foglietto della giustizia, cioè non è, non è successo questo. Semplicemente tanta gente si è messa là e ha detto: Questo mi sembra sbagliato, questo mi sembra giusto, finché a un certo punto c'erano talmente tante cose che sembravano sbagliate eh, a tante persone e tante cose sembravano più giuste di altre. E si è scritto che cazzo ne so, un codice penale, un codice civile, giurisprudenza. Perfetto, quindi tu ci, ci, ci tieni tanto alla legge, ma non riesci a capire come una questione etica possa avere a che fare con una questione legale. Cioè la legge letteralmente si basa su questo, su problemi etici e morali che si tramutano poi in leggi e tu non riesci a capire come una questione etica e come sia importante. Che magari un'istituzione come un museo dica io sono d'accordo con quello che hanno fatto i ragazzi e non riesce a capire che forse è la legge che è sbagliata o che magari chi dovrebbe intervenire dovrebbe, cioè chi può intervenire dovrebbe fare qualcosa su questo ma dici che bisogna rispettare la legge quindi tu vedi il vandalismo in quello che butta il purè ma non vedi il vandalismo in più dei 50 anni di emissioni eh, consapevoli che hanno portato il pianeta a questo, e in quello non vedi vandalismo. Non vedi un danno. Cioè, a me mi sembra che Ma di che cazzo. Cioè, è sempre la stessa retorica, però è proprio stupida. Sip, cioè, sembra... sei stupido. Il culo non ce l'ha sulla coda. Ce l'ha sul culo. Ok. Poi parte la coda, comunque. <coughs> Cioè, ripeto. Cioè, io... è contraddittorio. Non puoi dire che quello è un vandalo, però poi non applichi il, il concetto di vandalismo a tutto un sistema. Che letteralmente non. Però ha ragione. è la posizione dell'uomo comune, quella di Cruciani E eh, vabbè. Questo è il problema. Esattamente questo e è il è problema. E non c'è logica. Tu non puoi e dire so. che credi alla legge, se poi non credi che la legge è qualcosa che fa Però detto non con il dibattito morale. L'altro giorno perché diceva che i poliziotti, stava parlare, si stavano lamentando della Meloni. E ha detto: Eh, come quella lì non c'è sicurezza, non c'è sicurezza. Sono in Italia qui quello che ha imbrattato il Senato non gli hanno fatto niente. E, cioè, <coughs> capito? Cioè, L'hanno soltanto con la manina allontanato così, fatto loro lo ammazzate botte. Che, che devono fare? Eh, lui questo è alla fine, eh. Tu pensi di rappresentare qualcuno, invece, rappresenti quando parli solo te stesso. Dunque, non è che puoi rappresentare le famiglie italiane, eccetera. Non, Beh, non pensi di rappresentare il movimento dei ragazzi sì, sì. Che con lui. C'è la, la repressione, signore. secondo te? Esiste la repressione dello Stato? domanda, esiste la, la, la no, repressione dello stato? stato? Ma lei ha sentito del decreto antimafia che vogliono applicare al nostro Simone Ficicchia? No, non c'è nessun decreto. Io sono contrario ad applicare quella roba lì. Se la vogliono applicare, sono contrario. Perché per me, voi dovete essere condannati ad andare a pulire il cesso ai, ai vecchi dovete andare eh, nei, nei, nelle RSA se, se mai ci dovesse essere una condanna io sono mm. contrario alle condanne a meno che uno non compia delle azioni eclatanti Bloc, comunque ci sono dei reati che sono evidenti comunque invece Guardi, della, calarce, no, invece visto della... Parliamo di visto che parliamo di pulire i cessi, parliamone cioè. io ho finito il Vado lavoro adesso perché per io, io, io quello che faccio è aiutare i senza tetto qui a va Padova benissimo, e, va benissimo e sì, li non solo scherra. per i senza pista di mora di adesso ma tutti coloro che una casa non ce l'hanno nessuno di noi ma perché che devi di una casa, ma non è vero un sacco io di gente ha la casa ma che dici eh, sì. ma un sacco di gente eh, sì. ce la stanno togliendo la vostra casa ma chi fiamme? la sta togliendo ma, ma che dici aspetti. ma chi dice che non ci non stanno togliendo la, la casa ma che nel 2050 oh, nel avrà sarà nel 2050 sarà la ma comunque Bruciani è finito ma quello che c'è è il che tu sei giovane. è continua a fargli su Richard Benson il lavoro dovrebbe essere un diritto a questa è generazione con un privilegio di lavorare e poi riuscire a ma morire dietro diciamo, come, sì, no come ti no muovi male. come ti muovi tu per, per Padova dove abiti eccetera con la bicicletta con la macchina come ti eh, muovi ancora mi piace fare queste domande io non rispondi ma ce l'hai la macchina ce l'hai la macchina ce l'hai la macchina non ce l'hai il mio impatto è zero dentro casa ce l'hai riscaldamento o no? dentro casa no rispondi a questo prima dentro casa ce l'hai riscaldamento o no? inquina molto più riscaldamento delle macchine, lo sai o no? Inquina molto più riscaldamento, lo sai? Guarda, allora... Bene, lo sai o non su, lo sai? Cose, su queste cose però sono preparato. La cosa che è inquinatore, almeno, anche tu sei che, un inquinatore. Anche tu che sei che almeno, un inquinatore. Ma non sono queste le cose che hanno più impatto. È la, sì, eh, la scelta di cosa si mangia. Che, la scelta vegetale mangia? di una dieta vegetale ah. è quella che ha meno impatto. La dieta vegetale? La Beh, vegetale. Prego, Dunque non bisogna mangiare credo. carne. Dunque non bisogna mangiare carne. Non secondo me, secondo i ricercatori hotspot, ma, sono beh, dati non ma comunque... Sia, ma voi siete ma matti, sia. lo Il capisci Calvus che Fus. siete matti? Se, fa, se fate Il ripensare, se fate ripensarci. Ah, anche Parenzo ci sta ripensando, che è dalla parte vostra... È dire, Parenzo è, è dalla sì, parte no, vostra anche perché eh? mi hanno appena scritto... Di un, aspetta, no, un no, un, una persona che... è Un grande ascoltatore della Zanzara che è anche un grande imprenditore, si chiama Gianni, uno che ha fatto anche dei regali importanti non Ma questo pensa che gli imprenditori siano degli assassini, questo trivellone, pensa che siano degli inquinatori assassini? Rimanda eh. questo report che questo signore non ha letto, clima e ambiente, il buco dell'ozono si sta chiudendo entro il 2066, oh, Eccolo, quindi, quindi si sta chiudendo per le azioni, azioni, azioni concrete che abbiamo preso, certo per le azioni sì. concrete che abbiamo preso, comunque tornando al discorso della repressione, c'è o no, c'è sì. o no da parte dello Stato, ah, no, questo non mi ha è... risposto, c'è o no sta repressione? Io siccome stiamo, no come notizia falsa, come notizia falsa. Mm, mi devo informare un attimo bene su questa cosa del... Il fatto che ha raggiunto l'estensione massima vuol dire che non si può più ingrandire, ma potrebbe rimanere così. Invece adesso si sta richiudendo. Scusate, eh... Mo. Ah, ah. focus è abbastanza attendibile si va verso la guarigione completa dello strato di ozono stratosferico che ci protegge dai raggi UV il più grande successo vabbè, titolo clickbait, vai giù devi raggi artigoli direttamente i livelli di ozono stratosferico torneranno ovunque a quelli del 1980 prima che il buco dell'ozono fosse diagnosticato attorno al 2040 con la sola eccezione del, delle regioni polari che il danno era più esteso e la ripresa sarà poco più lenta sopra l'articolo 2066 se è la che ascolta la scienza l'assottigliamento dell'ozono salosferico era stato annunciato alla licenziata di Bruxelles nel 1985, sollevando le preoccupazioni che aveva portato soltanto due anni dopo alla firma del protocollo di Montreal, un accordo internazionale di 46 paesi, composti da chimica un patto entrato in vigore nell'89 e divenne in seguito il primo trattato delle Nazioni Unite a raggiungere una ratificazione Ratifica universale con l'impegno di 197 pa paesi membri. Giuridicamente vincolanti, ha portato all'eliminazione del 99% di queste sostanze che per decenni avevano trovato l'impiego come propellenti per arri. Sì, che poi tra l'altro non c'entra un cazzo, cioè, non c'entra un cazzo la nitria carbonica, che era eh, il, il gas serra. Effetto eh. collaterale. Anche se il buro e l'ozono non è tra le principali cause della crisi climatica, la fine della produzione è. Ha avuto ricadute positive sul clima perché queste sostanze sono anche potenti gas serra. Se il loro utilizzo fosse proseguito incontrollato, avrebbe raggiunto un intero grado di riscaldamento globale all'era preindustriale entro la metà di questo secolo. Vabbè, non è una bufala. Eh, lei sta semplicemente dicendo che non si sta richiudendo, semplicemente ha smesso e quindi in teoria entro il 2040 dovrebbe richiudere. Eh, sta in via di fase di guarigione, quindi si sta chiudendo mm. nel senso che sta a iniziare un processo inverso. No. Vabbè, si presuppone che siccome ha smesso di crescere, si stia richiudendo. <coughs> Non lo so Federì, eh, sei un po' particolare nella, nella, nella spiegazione. Eh, qui c'è scritto chiaramente una cosa. Diciamo Ma... che l'ingrandimento si è e questa è la notizia. Sì. Una, non è una notizia il fatto che eh, ci si aspetta che entro il 2040 sarà completamente chiuso, questo non è una notizia perché ancora non si sta richiudendo. Non è Dai 20 successo, ai 40 anni i livelli di, di ozono torneranno ovunque a quelli del 1980. Non è una presunzione, cioè non è, si spera che. cioè qui dicono tra i 20 e i 40 anni si richiude. vabbè, chissà cosa accadrà. la narrativa ecologista quale sarebbe? ma poi comunque non c'entra niente il buco del no, con il riscaldamento, riscaldamento clima. no, 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 infatti quindi... sono due cose diverse è comunque una cosa buona è comunque una cosa positiva ovvio eh lo so Fede lo so perché è dagli anni 80 che se ne parla e... per... gentile No, non è che abbiamo smesso di usare gas serra, abbiamo smesso di usare delle cose che bucavano l'ozono e poi tra l'altro sono anche dei potenti gas serra, però non è, non è, non è quello... Non lo so, senti, non, non sono informata su... I CFC, esatto. Però il riscaldamento climatico è un'altra cosa. Il riscaldamento climatico sono i gas serra che fanno trattenere... Eh, pare, no, non permettono al, ai raggi di riuscire, insomma una cosa non mi ricordo, però io direi che questa mi sembra una buona notizia. Esatto, le radiazioni, eh, que questa è un'altra cosa invece. Comunque mi sembra una buona notizia, quindi io direi di prendercela, ok? E di prenderci le cazzo di buone notizie e direi di brindare a due buone notizie perché stiamo sempre a parlare di cattive notizie sullo, sullo streaming di abicocca si parla sempre di cattive notizie e io direi di parlare di buone notizie la prima è il buco dell'ozono che non si sta riflettendo almeno si è fermato comunque qualcosa di positivo mi sembra e la seconda la seconda no non sono incinta non sarebbe una buona notizia quella la seconda Non riguarda solo me, è una buona notizia per tutti. La seconda domani esce il video. <ride> domani esce il video su YouTube. No, non è vero, cioè sì, è vero, ma non è quella. Vi sposate. Sì, ho detto che è per tutti. Che cazzo, me ne frega che mi, che, che mi sposo. No, no, non ho il matrimonio. No, ci fa vedere lavaggi, ragazzi. È tornato il freddo. Anzi, è arrivato il freddo. Cazzo! No, è arrivata una settimana dici oggi? Vabbè. Yeah, viva! Addirittura sul meteo ho visto pure ogni tanto qualcosa di, di neve, capito? Di, di, di cose, di, di fiocchi di neve che. che ora l'ha ritrattati. Però, capito? Cioè, se vado a vedere, si. È arrivato il freddo! Io sono contenta! Non potete, non potete capire quanto cazzo capire quanto cazzo sono contenta Attenta alle mani, allora. però, Steam, non devi rompere i coglioni un passo alla volta, ok? io direi adesso brindiamo per quello che abbiamo adesso. Magari siamo già morti quest'estate e non ce ne frega un cazzo, e rovinarci le giornate per quello che succederà quest'estate non serve a niente. Quindi, io direi è arrivato il cazzo di freddo. Io mi sono fatta una passeggiata bellissima con il freddo, amore. La temperatura qui. Diceva che faceva più alto. mo si è già rialzata. Però, comunque, vediamo dov'è che nevica. Cerco, allora, Montefiascone. Di solito a Montefiascone nevica. Montefiascone, che è un po' più alto. C'erano anche le catene. Vabbè, le catene si comprano, dai. Con quali soldi? Mi dirai giusto... No, vabbè, ma non costano tanto le catene. Quanto costa? 30 euro? Sì in realtà dovrei proprio cambiare le gomme. Vabbè, Federica, non ho detto che abbiamo risolto. Eh, un, un horror in inglese da regge. Eh, dipende quanto la leggere. Cioè, dipende quanto la lingua è importante. E... Non ho detto che abbiamo risolto il riscaldamento climatico. Ho detto che è arrivato il freddo. Poi, che non sia il freddo. c'è l'obbligo: allora o l'obbligo di catene, o l'obbligo di gomme invernali o comunque stagionali. però. Eh, faceva caldo. Che te devo dire? Eh, ma che cazzo me ne frega l'obbligo di catene con sto caldo? Adesso che è arrivato il freddo, mi, mi, mi attrezzerò. Comunque. Almeno si, arriva, almeno si arriva a toccare i 0 gradi, cazzo. Scusa l'ignoranza, ma io avevo capito che l'inverno doveva fare più freddo e l'estate più caldo con il riscaldamento globale, sbaglio, quindi è buono se farà tanto freddo. Eh, allora, è, non è detto, cioè, il problema è che il riscaldamento climatico eh, può far sì di annullare anche magari l'inverno. Perché prolunga l'estate per tanto tempo? Come è successo? Ah, c'è le catene? Allora, sì, dai, eh, là, se non le usi. Madonna K, davvero? Eh, fedeli dai, magari, magari più avanti, dai. Dai, magari, magari un po' più avanti. Comunque, tipo, da, da giovedì, o qui vedo che le temperature si abbassano. Magari, o oh, comunque stiamo a metà gennaio, magari si abbassano ancora di più dopo. Eh sì Federica, le devo mettere, solo che stavo a Roma e non gli potevo lasciare la macchina. E qui a Bolsena non so dove, dove si fa questa cosa delle gomme quattro stagioni, però è quello che volevo fare. Esatto, e, e, e aumentano gli, gli, gli eventi avversi, infatti come avete visto in Giappone, in America... Dove sono morte un sacco di persone per le bufere di neve eh, Queste cose succedono Ma può succedere anche eh, Che il caldo dura molto di più Di quanto dovrebbe 70 euro a gomma Ah io pensavo 70 euro in tutto 7, 14, 21, 22 eh! 300 euro per cambiare le gomme Io ho fatto quanto viene Lui mi fa ah, "Boh, un'ottantina d'euro Un'ottantina d'euro a gomma Cazzo ma dimmelo! Ma magari te l'avrebbe fatta più a tanto che gli piacevi. Che gli piacevo. Amore, staffino quello che. Vabbè. da parte dello Stato, appunto, il sorvegliato speciale eh, non eh, è. Quella, quella, non è repressione quella, Quella è repressione quella. Eh, è non, non, ma, nessuno riceverà trattamenti da non... mafioso, nessuno riceverà. Che, nessuno qualcuno 41 bis. Non ti preoccupare. No, ma sta vedendo il costura, la questura di Milano lo deve decidere. Ma scusa, ma, ma è normale. Sì, è lo sappiamo. Ma lo sappiamo, io sono contro la sorveglianza. Per voi sono contro. Per l'emergenza climatica ed ecologica. No, sono contro la sorveglianza. Sono contro la sorveglianza per un motivo: perché non c'è bisogno di sorvegliarvi. Non c'è bisogno di sorvegliarvi perché tanto non fate un cazzo, per cui non c'è bisogno di sorvegliarvi. Sono a, del fatto, sono a favore del fatto che e quando qualcuno si sdraia per una strada, arriva un camionista, uno che deve lavorare, un lavoratore vero, serio, un lavoratore serio, vero che è incazzato e che deve arrivare anche in un posto mezz'ora prima. Come sì. lavoriamo? benissimo. benissimo. Anche noi lavoriamo? E dunque quello là ha il, ha il, ha il, deve essere interrotto, no, deve, deve essere fermato. Io sono per il fatto che quelli vi prendono di peso e vi portano fuori. Io sono a favore Beh, di quella roba certo. là. Vi, di vi prendono di peso. Vedere, mi, è mi, mi è capitato innumerevoli volte, ma è capitato lo stesso alle suffragiste e adesso tutte le altre ma ah, tu ti stai ci stai paragonando Vabbè. a quelle che fanno, hanno fatto la, la battaglia per il diritto di voto. Ti stai paragonando a questo? Assolutamente, ma la disobbedienza civile Dabba, non violenza ci speriamo allora. Questo, questo è un mito. No, tu, tu sei come Gandhi allora. La, la disobbedienza, no, civile, va la bene, disobbedienza civile non violenta sicuramente ci ispiriamo a loro ma non sono Manca assolutamente Gandhi grandi, ci mancherebbe no il e paragone il paragone dico. Martin Luther King Martin Luther King molto bene Gandhi, ma Martin Luther King quelli che hanno fatto il, il diritto di voto eccetera mi sembra che ci sia un po', eh, po di sì, esibizionismo io lo chiamo esibizionismo ma, esibizionismo, ma no, esibizionismo, no, fanno, no fanno bene a porre dei temi certo pagano con i loro corpi e quindi evviva dopodiché pensare che loro no non pagano sono perché modo... sono paraculi perché, perché cosa fanno da una parte dicono che usano la vernice Dall'altra gridano lo scandalo se lo Stato vuole mettere la sorveglianza e lo Stato sorveglia Beh, questo, quelli che eh, vanno certo. a rompere il cazzo ai musei. Forza, Mi sembra corretto forza, che lo Stato agisca, o non è corretto che lo, che lo Stato vi controlli? Scusi Trivellone? Ma lo Stato ci può anche controllare, ma la nostra inazione è molto più rischiosa delle responsabilità legali Come? che ci stiamo prendendo. La vostra inazione? Che vuol dire? Non fare nulla nei confronti del cambiamento climatico sarebbe molto più rischioso di ah, tutte beh. le denunce alle quali andiamo incontro, quindi continueremo su questa strada sì, finché le nostre richieste non verranno sì. affrontate. Ciao, Nel frattempo, ci facciamo due risate con voi che ci date ma questa sì, visibilità. Ma guarda che se lei e se le figliarmi... quella copertina, cioè, ma, ma noi che vogliamo me... le azioni concrete, è un nome diverso. Per me, tri 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 Trivellone, qui. guarda che per allora, me. Un se uno, per se me. uno pensa di pigliarmi per il culo, io mi diverto 30.000 volte più di te. Però ti chiedo un'altra cosa. Ti chiedo un tu hai detto, e questo è veramente vergognoso, che quelli che sono morti a Ischia recentemente sono morti per il cambiamento climatico. No, amico Beh, mio, no, sono morti per, per le cazzate, centro. in alcuni casi per le cazzate che hanno fatto su, per per sulle case, come hanno costruito le, le case, eccetera. Centro. Che cazzo c'entra il cambiamento climatico con i morti ad Ischia? Cosa c'entra il cambiamento climatico? Attualmente siamo a più uno. Mo lo invito Luca Trivellone. Vedi che faccio Lo invito Insieme a, a Max Proietti E ci facciamo Una bella chiacchierata Eh Ci facciamo Una bella chiacchierata E Chad Come cre Con Crepaldi Come mediatore <ride> Sai che sarebbe Una bella idea come Chiamare Crepaldi io. 2 mm. gradi mm. e questo è già sufficiente secondo mm. la comunità scientifica internazionale Ma che non c'entra con me. quello che è successo a eh, Ischia? In io vado a vedere oh, ovviamente in diamo l'esclusiva uh, la, 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 la... a Crepaldi, cioè nel senso che <ride> diciamo, eh, però andiamo sul suo canale dove lui non c'è cioè lui osta soltanto però i numeri si riprende lui così, così è contento ma lo hai visto Max su Instagram come l'ho inciardito? No Junk. No, non li vedo i tuoi post Junkel, non li vedo, non so come dirtelo, tu dici ah non mi metti via, non li vedo, non mi escono, ma che ti devo dire? Non mi escono i tuoi cazzo di post Ma lei non, non guarda manco i miei Non guarda i post delle altre persone Te l'ho detto che Instagram è diventato una merda, sono i suoi e Manco i suoi, ah, allora i suoi non so neanche se lo seguo. Max, non mi sa di no, Max proietti. No, non lo seguo. Ah, eccolo. <ride> eh, vabbè, tu l'hai fatto. Iron Man. pure io voglio essere Iron Man. No, è Iron Man qua. Cioè, è anche Iron Man. Io voglio essere... Io voglio essere... I no, non è vero. Voglio essere Iron Girl. Pepper. Ma lo disegno io, Iron Girl. <ride> aspetta, aspetta Iron che Girl. non scrivo. Lieve canto! Lieve canto! Grazie mille! Benvenuta Lieve canto! Grazie per il Prime, grazie per la tua prima sub e il supporto! Grazie e se ti vuoi presentare e mi fa piacere e se vuoi entrare nel gruppo Telegram anche. Insomma vai a prendere il live button in camera, ve lo porti di segno, Aria ancora qua. tanto mo sto stacca. Sembra tipo gentile, è un bel nome, è un bel nome, Lieve Canto, sì, è un bel nome. Gentile dal Lieve Canto. <ride> e aspetta, fammi leggere le stronzate di Filippo. Anzi, di Filo, approfittano del fatto che i giovani sono analfabeti per renderli violenti, perché il futuro è dei giovani e glielo togli se li distacchi dalla politica con gli estremismi. Okay. Non ce lo dicono? le lobby i poteri forti ma che cazzo dici Junkel oh no <coughs> oh no e quindi come facciamo ma perché sta cosa? Filo. Posso chiederti quanti anni hai? Ciao, bie, ciao, tutti, ti seguo da poco, mi stai super simpatica. Grazie, ti ringrazio. Level, come ti chiami, se puoi dircelo, e, e da dove spunti? Cioè, come, come, come ci hai trovati? Snapcam è quello che fa fare Federica Patata, quello che fa diventare Federica Patata. Lo buttano giù il 25, non... Era ora. Eh beh, i pronomi anche. Eh, ho <ride> capito ho ma secondo me poi fa il pippone no, universitario sono, sono dai. Bravo, mi fai fa divertire quando mi interrompi comunque <ride> questo è già sufficiente <ride> per le catastrofi a cui siamo andati incontro Vabbè ad Ischia, Ma a New York, ah, perché, non masche, non ti alle perché non ti sostituisci alla, alla, ai magistrati che stanno e che, 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 perché bisogna fare l'inchiesta su Ischia che c'è perché c'è il cambiamento climatico un magistrato dice stop l'ha detto Trivellone c'è il cambiamento climatico <ride> che cazzo trivellone. le facciamo a fare le indagini l'ha Trivellone non l'ha detto io eh. non mi pare di averlo detto e io come e come no l'hai detto tu che poi pure qua le, stava confondendo queste queste due argomenti una generazione perché lo sta dicendo posso dirti una cosa per chiudere poi ti saluto e ti ringrazio la cosa è molto semplice: e viva la libertà, viva la libertà di espressione. Fate tutte le manifestazioni che volete. Se fate delle manifestazioni non autorizzate e soprattutto andate a rompere il cazzo nei musei e sulle strade, perché per me si tratta di rompere il cazzo, e, e lo Stato giustamente vi persegue. Poi la persecuzione non sarà la persecuzione che voi immaginate, non ti preoccupare sarà una persecuzione all'acqua di rose. Perché il carabiniere, l'immagine del carabiniere che inseguiva il vostro amico che andava a imbrattare il Senato, è una scena patetica per lo Stato. Io mi, mi sono triste per lo Stato perché quel carabiniere avrebbe dovuto è prendere quel le questure tutte le questure d'Italia eh. ci hanno supportato alla grande almeno io, io eh, te la, te la, per non eh, avere casino mia, per non avere casino condivido. certo eh. mi hanno lasciato il vinavil con cui mi ero incollato ce l'ho qui sullo, ce l'ho qui sulla 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 assieme a me perché te. mi supportano perché non è che ti supportano non eh, ah quindi vieni eh, da Instagram, per Instagram abbiamo, è, Chiara per proteggere i cittadini e anche noi abbiamo a cuore la protezione dei cittadini questo mm. è uno show ah, ci beh, divertiamo sì. e facciamo i giochini quanto vogliamo non c'è nessun giochino non c'è nessun giochino amico mio è un gioco divertente ci sono domande e risposte ci sono domande e risposte, ci sono domande e risposte. tu hai risposto secondo me in maniera assurda, tipo citando delle cose incredibili. Mm -hmm che siamo il terzo investitore al mondo per combustibili sì, fossili va bene per ottimo viva i combustibili tantina. fossili per adesso per adesso viva quello che ci fa campare <ride> Beh, viva quello che ci fa campare e che fa campare anche e te viva, in casa Confindustria scaldana... che, che, certo. che porta i soldi a questo programma va benissimo certo, certo perché ma perché Confindustria no, certo. che cos'è? una banda di criminali non ho capito che cos'è Confindustria <ride> tu, che cos <ride> Confindustria ha di... a cuore più l'economia che il futuro del nostro paese ma comunque noi parliamo di economia del nostro paese è l'economia povero cretino È l'economia il futuro del nostro allora, paese Andiamo al World Economy Forum no, Che ha no, paura il 20% old. del prodotto interno lordo Lo perderemo nel 2050 Comunque posso, dire, posso dire Il carabiniere Il carabiniere che Tuffetto è... mi fai male alla coscia Mi fai male Mi fai male Basta Allora Cruciani mi sembra Il difensore De una generazione in questo senso, no. Già sto e, Cioè, di fronte a un ragazzo dell'ultima generazione è completamente annichilito È come vedere su canale 5 quel tizio che odia gli omosessuali. Come si chiama? Quello che vedevi sempre in televisione. Eh, che io vedevo sempre uno che, che è vedo... quello che odiava sempre gli omosessuali per la Carli Ah, ok, non eh, è vero. È Borgonovo, è eh, Borgonovo, è come Borgonovo in quel programma mentre parla con Carli. Cioè, nel senso letteralmente, tu stai difendendo delle idee che già sono morte. Per quanto alcune persone possano pensarla in, in certi termini, ok, per carità di Dio, è vero che esistono persone che pensano quello che dicono, però in realtà non è così. Cioè, nel senso che l'economia... È quello che muove il paese, grazie al cazzo. Ma un'economia basata su cose che non ci possiamo più permettere non è un'economia destinata a durare. E questo è chiaro, cioè nel senso che è sostenibile. Chiunque può fare questo, questo salto. E soltanto una persona di più, con più di 50 anni e profondamente egoista può pensare che non gli frega un cazzo, perché a lui effettivamente non frega un cazzo, cioè, lui tra dieci anni sta già bello che in pensione, Cruciani. Ma Ed... infatti Megaretti, il problema di Ischia in sé è stato che eh, ci stanno dei problemi lì che non hanno risolto, E quindi però il problema è che perché si parla di riscaldamento climatico in quel caso? Perché eh, i... I disastri climatici, quindi i temporali saranno sempre più violenti, sempre più invasivi, che causeranno sempre più disagi, sempre più morti, sempre più inondazioni. Capito? Poi che a Ischia in particolare ci fossero già delle problematiche prima, cioè è come dire: eh, ci stanno delle case che sono fatte male e quindi non, non resistono bene alle intemperie. E poi il riscaldamento climatico ha causato un temporale con. I, le, le, le trombe d'aria che si è sc scoperchiato via, tutte le case si è portato via le case. Io pure io, prima ho detto questa cosa, cioè quest questi qua sono due argomenti esatto, completamente due, due diversi. Due Il fatto che in Italia ci siano gravi problemi per quanto riguarda eh, soprattutto le case vecchie, che non siano a norma, che spesso e volentieri non siano, sta non siano fatte non sono state fatte rispettando <coughs> tutte le cose sulla sicurezza, eccetera, eccetera è chiaro ogni due anni si tuffetto, fa... tuffetto. ogni dieci anni si fa un condono proprio perché nessuno ci vuole pensare a risolvere i problemi strutturali che ci hanno alcune città intere ad esempio se pensiamo ai terremoti che ci furono che c'entra un cazzo il, il cambiamento climatico là, però comunque morire, morì tutta quella gente la come si chiamava in mm, 2016 era, che, come cazzo? Uh, Amatrice? matrice eh, la, la matrice sì forse la 2017, vabbè, eh, amatrice, cioè, poi ammacerata, tutte queste cose qua. La gente è morta perché i case facciano cagare, quindi poi è normale che lasci debba stare un'inchiesta un dietro. Tutte che, e che due, Filo, trova... tutte e due! Te lo sta Oh, ma Ma la senti Federica che parla? A me non mi sembra che sia incomprensibile, cioè penso che... Mo, non perché è la mia ragazza, ma credo che si esprima.. Dignitosamente bene, ok? Cioè L'ha detto adesso. Ci sono a parte che prima di lei l'ho detto io. Due problematiche. Due, due. Sono tutte e due. Case abusive costruite 50 anni fa che sanno di essere pericolose e il temporale estremo. Che sarà carriera, sempre di più. Due Che cose. saranno sempre di più. Sì. Se 50 anni fa ci potevamo permettere di fare la casetta in quel modo a Ischia, oh, Magari per carità potrebbe. Mh, ci poteva stare comunque una catastrofe naturale, diciamo, spontanea, e, e quelle case potevano crollare. Comunque. Però il punto è che se ci stiamo avvicinando a un periodo in cui il clima sarà. Le, sempre mh, più estremo. Sa Gli eventi ci saranno climatici. sempre più forti alluvioni. Eh, temporali. Eh, come cazzo si chiamano le parole? Come si chiamano i mulinelli là? Le trombe d'aria, eccetera, eccetera. Se abbiamo situazioni che saranno sempre più spesso così, è normale che, se prima potevi pensare che vabbè, risolvi là, risolvi là e speri che succede nel futuro prossimo, queste cose succederanno sempre più spesso. E quindi quelle situazioni lì, che prima erano precarie, mo sono rischiosissime. Se prima uno... Se hai capito fa... il concetto, Filo, devi continuare un percazzo. Cioè comunque mi sembra una cosa... O stai negando questa cosa? Cioè non ho capito. Stai negando il cambiamento climatico? Non ho capito. Stai negando le, 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 le potenziali eh, catastrofi che accadranno a causa del cambiamento climatico, che sono molteplici, tra cui guerre, eh, mancanza di cibo, eh, migrazioni. E eventi climatici estremi mh, e Temperature estreme Cioè stai negando questa cosa Non ho capito cioè, Stai dicendo che questo è Terrorismo che fanno i giovani Per farli incazzare Cioè questo che stai dicendo Perché non ho, non ho ancora ben chiaro Tu dove vuoi arrivare Esatto K Certo, come sempre. Come sempre, negare il problema te ne fa allontanare. Io voglio una risposta di filo. Voglio una risposta di filo a questa cosa qui, Zachi. Ma saltare tu fetto. <coughs> il problema dell'abusivismo, soprattutto in Italia, e delle case che poi non sono mai state. Mh, Sistemate con i piani adeguati d'emergenza, c'è stata sempre in Italia. Eh, quando me... si potrebbe dire che l'evento estremo le avrebbe tirate giù tutte, non solo una parte, avendo la pioggia un'estensione sempre più ragguardevole. Dire che quelle case abusive sono crollate per la fortissima pioggia è un ragionamento forzato. Va bene, io ti ho fatto una domanda, Filo, ancora non mi hai risposto. Puoi cortesemente rispondere a questa domanda che ti ho posto? Grazie, puoi farlo. Chiedo, eh, per un amico, chiedo se puoi, fare questa, puoi farmi questa grazia. Comunque, Filo, nessuno ha detto che quelle case sono venute giù per il cambiamento climatico. Il punto è che, in un mondo che va sempre più verso situazioni atmosferiche estreme, non c'ha più tanto senso preoccuparsi di mettere a norma le case per una situazione di norma normale, ma per una situazione che sarà sempre peggio perché quelle case. Che hanno resistito 50 anni e poi con alluvione sono venute giù. Se ci stavano 3.000 alluvioni in un mese, probabilmente non le puoi più fare nemmeno con i parametri che abbiamo adesso, di de sicurezza delle case. Dovrei pure rivedere un attimo Lui i parametri. Già, 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 questo non mi sembra particolarmente Cioè, in Giappone, in Giappone, se ci metti una qualsiasi casa italiana co col, um, con le gli eventi sismici che hanno lì, non gli è durata una giornata. Dopo due settimane c'è una casa a pezzi. Loro hanno tutt'altro modo di, di, di costruire le case proprio perché no, sono una zona altamente sismica. Ok? Nel momento in cui il clima cambia e quindi gli eventi atmosferici cambiano, tu devi anche rivalutare completamente come costruisci una casa e cosa era sicuro prima non è più sicuro adesso. E quindi... E quelle case la buttate giù il cambiamento climatico? No, ma sicuramente non si può pensare di sistemare le situazioni che oggi abbiamo di mala. Mh, eh, vabbè, allora ciao filo, levati dal cazzo, dai, che mi hai rotto i coglioni. Ciao. ciao. Di mala edilizia con eh, co come facevamo prima, perché ora quello che, che verrà dopo sarà sempre più frequente, casi, che situazioni di questo tipo a livello atmosferico. Quindi non ha nemmeno senso questo ragionamento. È ovvio I che va presa in considerazione. Ma guarda mi stanno sul culo. Ma perché stai continuando, stai continuando a parlare con su Non serve un cazzo. Ma che cazzo sei è lui? Eh, io so sto concludendo il discorso. Che hai iniziato per lui? Eh, sì, cazzi. Va bene, finisci. Eh non mi ricordo più a cazzo, a di... stato, cioè, io i complottari veramente non. Cioè gli ho fatto una domanda Ho smesso di seguire Perché era il momento Vatta a piander culo allora Levati dai coglioni Invece ne fammi perdere tempo Che già da quando sei entrata Hai scritto una cazzata dopo l'altra Ok? Con due sta gente che urto No io voglio, voglio andare a riprendere Ovviamente ricostruire le case per prepararsi al riscaldamento climatico che cambierà eh, gli eventi atmosferici. Non è la soluzione al cambiamento climatico, è semplicemente cercare salvezza. Approfittano che pure del chiaro. fatto che i giovani siano analfabeti per renderli violenti, ma poi approfittano chi? Chi? Chi è che approfitta dei giovani analfabeti? Chi? Perché il futuro è dei giovani Se glielo togli li distacchi dalla politica Con gli estremismi Ma che cazzo stai a dire? Afilo eh, Veramente Parla ai giovani parla, Tu ci avrai 60 anni come minimo 60 anni per gamba Dinosauro Ma che cazzo ci stai a fare qui? Stai a sentire gli influencer Infatti non dovete sentire me Dovete sentire gli scienziati Testa di cazzo <coughs> gli scienziati dovete sentire, non gli influencer. Infatti, e gli scienziati che cazzo dicono? Che cosa dicono gli scienziati? Voglio parlare ai giovani, ai giovani, fare, fare bene al clima. Studiate. Ma chi cazzo sei? Ma da dove sei venuto? Sì, ma tanto poi a prescindere, non basta studiare perché se tu studi. Ma Sai sta a parlare tutto. che le lobby, <coughs> capito? Le, lo le lobby di chi? Degli scienziati? Le lobby che plagiano i giovani analfabeti? A me non mi sembra che ci siano giovani analfabeti. A me mi sembra che ci siano vecchi analfabeti, non giovani analfabeti. A me mi sembra che ci siano dei dinosauri del cazzo che non si tolgono dai coglioni da questo paese di merda esatto, infatti che siano dei questo, vecchi. Se io studio, 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 faccio tutto e poi mi ritrovo a andare a parlare in una trasmissione televisiva con Cruciani Ok, che continua a negare anche se si scherza. Ovviamente, questo qua è un contesto ironico, ma la realtà non è tanto lontana da questo. Nega e scherza, e nega soprattutto la verità che io ho studiato e che ti sto dicendo. Ma che cazzo, cioè, non, non c'ha più tanto senso studiare, se nemmeno la base <ride> di quello che andava studiato, una, una persona è d'accordo con me nel dire che è vera. Cioè, se io vado a Cruciani e dico che il riscaldamento climatico esiste, lui mi dice non esiste. E che cazzo studia a fare io libri su libri se tanto per lui manco esiste quello che ho studiato. Cioè noi stiamo a questo livello di comunicazione. Eh. Cioè, ogni volta che apriamo questo argomento, ci mettiamo a parlare del fatto che questa cosa esiste. Non è che facciamo alti ragionamenti perché è impossibile. Perché ogni dieci minuti c'è sta uno e dice non è vero niente. Ma se ci stanno i negazionisti, come faccio a studiare? Cosa dovrei studiare? Per farmi le pippe da sola? Studio. Poi anche argomenti che ti fanno cadere in depressione perché studi tutte queste cose, le sai solo tu e altri pochi amichetti perché poi tutti gli altri se ne fottono e se mangiano il pane del Burger King davanti alla Vegana. E... Boh, cioè che, che cazzo ci faccio? I giovani studiato? studino le scienze, si applichino sulle scienze. e con questo ragazzi veramente mi è passata la voglia di continuare perché eh, chi, chi mi prende la, la citazione mi prego così posso andare posso staccare in maniera tranquilla Cosa? bravo sgatto bravo. sembra di vivere nel film Don't Look Up ma a me è per quello che a me quel film mi ha messo un'angoscia allucinante perché letteralmente è così è letteralmente così, finché la gente non vede il meteorite sopra la testa, continua a negare, c'è sta gente che lo nega pure con tutto il meteorite fuori, sopra la testa, cioè è una cosa, a me quel film mi ha uccisa, mi ha fatto venire un'angoscia, mi ha fatto venire attacchi di panico, perché è esattamente così la situazione, e io mi ricordo che rosicai, perché quando uscì dal cinema, c'è cioè, stava un tizio che faceva Eh, peccato perché la prima parte faceva ridere Poi la seconda Eh, perché tu vuoi ridere e basta la seconda, ri la seconda parte non faceva ridere Perché morono tutti Ah, quella non <coughs> ti fa più ridere eh. Faceva ridere quando tutti piavano per culo gli scienziati Garuda, eh certo. Garuda Questa cosa è falsa scientificamente Quindi Gli scienziati hanno sempre detto che Il cambiamento climatico è sempre no, stato no, no, ciclico No, no, te no, rispondo, te, rispondo te rispondo io Eh sì, esatto, esatto Esatto No No, allora, leggo, leggo, che se no mi sto a parlare sola. Gli scienziati hanno sempre detto che il cambiamento climatico è sempre stato ciclico in questo, in questo pianeta. Vero. L'attività umana è solo un accelerante di questo processo. Vero. Quindi, a prescindere di ciò che facciamo o che faremo, il tutto è inesorabile. Falso. Possiamo solo illuderci che se facciamo politiche estreme, estremiste sul clima, il tutto cambia. No. Allora, ti spiego come funziona. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati, abbiamo visto aeree glaciali, no? Ci sono le testimonianze di aeree glaciali in passato. E c'è una fluttuazione del clima? C'è sempre stata. Primo, gli scienziati dicono che questa situazione è di origine antropica, ok? In che cosa? Nella velocità Nell'iperbole in cui questo avviene ed è il problema, è proprio questo: il fatto che è fatto con una velocità allucinante rispetto a quanto dovrebbe essere. Ma non è che allora mettiamoci il cuore in pace. Se è di origine antropica, Cristo Santo, se noi siamo gli artefici, evidentemente possiamo anche fare qualcosa per cercare di. Di attenuare il problema il più possibile. Da dove ti esce questa cosa? Queste cose garuda sono tutte cose che vi raccontate per non fare un cazzo. Sono cose che vi raccontate per deresponsabilizzarvi per non pensare al problema. Per far sì che dite: vabbè, tanto ormai devo andare così, no? Quindi una sorta di riassegnazione. No, Eh, tanto ci sono sempre stati cicli. Così, sì, ok, l'uomo l'ha accelerato. Beh, non funziona così, mi dispiace, ma non è così che funziona. E adesso ti faccio vedere. Ma anche perché, se fosse realmente stato così, sarebbe assurdo come semplicemente dall'era industriale si ha verticalmente questa. Questo, questo video è realizzato in collaborazione questo, con ed è stato sponsorizzato da. no, il VPN! è il più bello del mondo perché supporta la scienza brutta e pure le altre cagate ah, che facciamo! Scusami. Link in descrizione scusami, scusami, oppure ci vediamo visto. a fine video. Ciao, Ciurma, benvenuti. Siamo di nuovo all'ESA, sì, precisamente all'Estrin, il Centro Europeo okay. di Osservazione della Terra e eh? della. Solo ride? Solo ride? Non ho cagato un'altra volta. Io non ho visto nessun ride. È gentile stato. Vabbè, comunque benvenuti a tutti anche se non ho visto nessun ride. Dico. E, eh, no, ma infatti quello che ha milioni detto milioni prima quel ragazzo è giusto, studiate. Ora, perché in questa situazione non ci serve una perché risposta attacco fuga. In questa situazione bisogna studiare stati. perché bisogna premeditare quello zanda. che avverrà, Guarda, cioè cercare qua. di evitare. Basta questa cosa? Cioè, Io mi fa capire ora dice Cina India e poi di nuovo riparte il discorso. Annibale fece la traversata delle Alpi con gli elefanti. Quanti erano questi elefanti, Garuda? Dimmi, quanti erano gli elefanti con cui Annibale fece la traversata delle Alpi? No, 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 no. Di, dimmi un attimo. Il crime era mite. Eh, Garuda, quanti erano gli elefanti? Zitti un attimo. Zitti un attimo. Quanti erano gli elefanti? Ok, tu non sei un cazzo quindi, non, non, non sei un cazzo. Erano elefanti. Bene, erano 37 elefanti, ok? Sono morti tutti, tranne l'unico. Tranne l'unico che era di eh, Annibale, che morì esattamente dopo. È solo perché era di Annibale che è solo perché aveva molte più cure. Morì finita la traversata. Di che cazzo mi stai parlando? Di che cosa mi stai parlando? Della traversata di Annibale? Porco dio! Di che cazzo parli che non sai neanche quanti elefanti erano? Che fine hanno fatto? Sono morti tutti i cazzo di elefanti! Sono morti! Sono morti tutti anche quello di Annibale e la traversata! Ma di che cazzo stai parlando? Ma non vi vergognate! Ma non vi vergognate! <coughs> Mamma mia, ragazzi. Oh, ho fatto appena vedere gli scienziati, scienziati, gli scienziati che vi stanno facendo la curva, la curva dei cicli di CO2 nell'atmosfera, dei cicli di periodo glaciale, periodo non... e ti fa vedere quello dove siamo adesso, e tu mi parli di Annibale con gli elefanti dove non si scappa, dove non sai neanche quanti elefanti erano, dove non sai neanche che sono morti gli elefanti di cui tu parli, non si scappa dall'ignoranza che hai, Garuda, dall'ignoranza non si scappa. E se sei ignorante e non studi, non si scappa, rimani ignorante. Non mi parlare di Annibale, non mi fare esempi che non sai portare avanti, che ci fa la figura di merda. Ci fa la figura. Quanti anni hai, Garuda? Spero 11. Che sennò è vergognosa questa cosa. Ma idem è tutta la questione che prima hai tirato fuori in un messaggio, beh, perché so altri paesi, non, è, non siamo noi in Occidente, non è l'Europa, è la Cina, è l'India. Ma che hai studiato? Che hai studiato? So oh, Stati, Uniti, sei studiato. So Stati Uniti, eccetera, eccetera. Tutti questi paesi concordano ogni anno all'interno di... cioè hanno firmato delle cose e quindi ogni anno si vedono per parlare di questa questione. E purtroppo non è che sono cattivi gli indiani o sono cattivi i cinesi aspetta lo leggo lo leggo leggo pure sta stronzata aspetta è che eh, è come, molto complesso noi come Europa siamo stati più estremi a cambiare politiche energetiche il non abbastanza perché poi ce lo possiamo permettere tra l'altro a Ma differenza comunque non di India ad non abbastanza il Vabbè. problema sono America e Asia in special modo Cina e India allora che l'America sia un problema siamo d'accordo il problema di L'India e la Cina, che sono paesi in via di sviluppo e noi abbiamo fatto i cazzi nostri in tutto questo tempo, abbiamo devastato il pianeta con il nostro periodo di sviluppo. E mo' adesso che lo sta facendo l'India, tutti a puntare il dito dandogli tutta la colpa. Ok? Se prendiamo in considerazione il crono la cronostoria climatica dell'era dell impero romano a prima dell'era industriale, è cambiata in negativo. Ma, ma che cosa è cambiare in negativo? L'hai vista? Vi lo, lo vedi? Lo vedi? Il grafico? Lo vedi? Gli scienziati? Che cosa? Ti, che, do, 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 che cosa Beh, hai studiato? Da Andrea un... Della hai studiato? Mettilo in un momento in cui è più grande. Te lo faccio rivedere. Te lo faccio rivedere. Tra l'altro, tra l'altro, che poi, capito? incolpiamo la Cina, dove noi compriamo tutte le cose dalla Cina, capito? E niente, tu gli fai vedere questi dati. E loro ti tirano fuori in Annibale, dove non sa neanche che gli elefanti sono morti. Ma certo, ma infatti il, il discorso su quei paesi sì, è sì, complessissimo. Lo so, l'ha detto prima la, 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 la quantità di CO2. L'ho de detto, l'ho già detto. Garuda, tutto quello che utilizzi è prodotto in Cina. Anche il cazzo di iPhone, tutto. Tu capisci che non è che la, i cinesi. Assolutamente hanno, hanno la, Scelgono, ma siamo noi, che, noi, occidentali, che permettiamo di fare cose lì. Perché noi non ce lo possiamo permettere? Perché abbiamo messo tutte queste bellissime leggi etiche? Ma che siamo consumisti, consumisti come la merda. Andrea Della aveva ragione quando disse che noi influiamo solo per il 5% sul cambiamento climatico che ciclicamente avviene ed è avvenuto anche senza di noi. Eh? Io, fissate questo messaggio, per favore. Andrea Della aveva ragione quando disse che influiamo solo per il 5% sul cambiamento climatico che ciclicamente avviene ed è avvenuto anche senza noi mi puoi annoi. far vedere uno zoom sul 5% del grafico per favore grazie grazie Rubi e vedere. questa cosa ad Andrea e ditegli di vergognarsi dalle gente che va di dire queste cose in giro in nome suo Questo è il 5% del grafico. Questo qua. Questo, questo qua è co cosa abbiamo contribuito noi? Dove sta la freccetta? Tutto il resto era il ciclo. Cioè, è, 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 è ripeto, chiaro. questi sono i livelli di CO2? Eh, però ti fanno capire. Ti fanno capire che se questi sono i cicli, ok? E sono sempre stati normali cicli, e poi adesso la CO2 sta qui, come fa a non essere di origine antropica? Come fate a dire i cicli ci sono sempre stati? Sì, ci sono sempre stati, ma guardate i livelli di CO2 durante le aree glaciali e fuori dalle aree glaciali. E guardate adesso dove cazzo siamo. Siamo letteralmente più del doppio. È vero, è ciclico, è ciclico, però se tu al ciclo ci metti un boost... Sbagli tutto quanto, quindi tu hai Sì! È un accelerante. È un accelerante. Sì. Eppure di non ritorno. Perché è superato un certo limite. Non è solo un accelerante, perché qui non vedi qui non vedi che è? è impennata più velocemente. Qui vedi che ha più di raddoppiato la quantità di CO2. Quindi non è che soltanto ha accelerato, ha immesso quello che generalmente era. Cioè ha messo il più del doppio di quello che era alla base la quantità di CO2 nel pianeta. Quindi se questa è la quantità di CO2 che c'è dall'era industriale, tutta questa qui ti fa capire che non ha soltanto accelerato. Avremo un'altra era glaciale. Sì, allora, può essere? Non adesso? Forse fra, non lo so, 4 milioni di anni, non lo so. Sicuramente ci sarà un'altra era glaciale in futuro nel mondo? Beh, penso di sì. Noi non la vedremo. Va Anche bene, Anche so perché comunque sia le emissioni di CO2 alterano pure il, il ciclo del pianeta. Certo Se noi abbiamo, abbiamo raddoppiato l'emissione naturale di CO2, quasi, cioè più che raddoppiato, sicuramente. Perché fino al 2030 questa cosa crescerà, per poi in teoria. Se prenderemo adesso le, le adeguate precauzioni, magari rimanere stabile e piano piano decrescere. Ma significa che noi arriveremo a un punto in cui l'era glaciale, che magari sarebbe fisiologica per il, per il pianeta non è detto che l'avremo, perché questo equilibrio che era ciclo l'abbiamo già sballato. È come se come qualsiasi ciclo. Cioè, tu... Garuda, mi puoi dare le fonti di quello che stai dicendo che mi stai facendo incazzare? Le fonti, le fonti, io devo ci riempio di fonti. Mi dai <ride> le fonti di quello che stai dicendo? L'essere umano ha immesso nel nella terra più del doppio della CO2 che c'era prima. Questo fa sì che ha accelerato di molto ciò che era il normale ciclo. Ok? E probabilmente... Eh, cioè il problema è proprio l'accelerazione con cui questo sta avvenendo. Cioè i gas, se l'inmezione. Questa di qua, gra questo grafico è soltanto per la, della CO2, c'è scritto sopra. Sì. Eh, c'è sì, scritto sì, sopra. Sì. Eh, L'ho detto. No, perché lui ha detto che non è solo questione di CO2, però. Se poi bisogna andare a vedere tutti le gas Io non riesco a capire, cioè, letteralmente. Io non riesco a capire, cioè, letteralmente ci stanno gli scienziati, i giornali, in continuazione, ah, io vivrò, vivrò anche nella cazzo di bolla e va bene. Ma ci sta letteralmente la comunità scientifica che spero che tu ci creda nella comunità scientifica che sta dicendo quello che sto dicendo io, e tu mi vieni a dire che non è un problema che sono cazzate. Che annibale, a me mi farebbe piacere pensarla come te. Però, cioè, tu lo capisci che quest'anno que quest abbiamo visto i reali effetti del riscaldamento climatico. No, non è vero, ce lo siamo inventato. Ma che poi ancora no? Cioè, ne vedremo ancora dei peggio. Sì, abbiamo avuto un assaggio. Però comunque si è palesato di più rispetto agli anni passati, no? Cioè questo è l'anno in cui si è palesato veramente di più. L'abbiamo toccato con mano, un'estate infinita che non è passata. Eh, si sono toccati 45 gradi, 50 gradi eh, in Spagna l'estate, eh, l'estate è durata fino a dicembre. No, non è in... allora. Allora. Che cosa vuol dire con inesorabile? Spiegami. Ti spiego. Il cambiamento climatico avviene molto, 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 molto lentamente. Ok? Sì, se, si vede pure dal grafico se, più o meno ogni 50.000 anni. Se il cambiamento se climatico fare... avviene in maniera così lenta, Comodino, ciao, grazie per i tre mesi, bello. Grazie mille. Eh, se il cambiamento climatico avviene in maniera così lenta, non ci stanno estinzioni, non ci stanno cose e tutto si riesce ad adattare perché la terra funziona così ed è tutto naturale ed è tutto come dovrebbe essere. Il problema è che se avviene tutto così in fretta, sballa tutto quanto. Ora, che cos'è che è inesorabile? Il fatto che noi il punto di non ritorno l'abbiamo superato, ma in che senso? Nel senso che non possiamo più tornare all'era preindustriale. Noi non possiamo mantenere un clima che c'era prima dell'era preindustriale. Non si può. Quella, quella roba lì ce la siamo giocata, non avverrà più. Ok? Però possiamo evitare che le cose peggiorino tanto da rendere questo pianeta.. Inabitabile Inabitabile, invivibile e pieno 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 di problemi Questo si può fare, non è inesorabile E ha voglia a te, se non ci fosse stata la mano dell'uomo col, col riscaldamento climatico Ti assicuro che non l'avresti neanche notato Perché i gradi cambiano in, in mezzo grado Te lo fai nel giro di 50.000 generazioni, capito? Cioè, mo sto a D per D cioè, letteralmente tu non lo noti, non la noti a differenza. Tu ci nasci nell'era glaciale e ci muori nell'era glaciale. Ma certo, ma si vede da, dai cicli più o meno Guarda ogni 50.000 <coughs> anni ci sta il picco. Cioè 50.000 nel... anni! Ci sta il picco più freddo, poi 50.000 anni dopo. Il picco più caldo e così via. Le, le emissioni più... Cioè, le più concentrazioni, co cioè due che immagino, quindi è più caldo. Quindi il punto qual è? Il punto è non... Arrivare a 2 gradi ma mantenere l'1.5 per cercare di contenere i problemi, ok? Quindi se noi riusciamo a mantenere la temperatura a 1.5, quindi a non immettere, non continuare a far alzare questa barra, riusciamo bene o male a tenerci una vita mezza del merda. Però comunque che si può fare ancora, ok? Si può ancora campare. Ci saranno dei problemi, però ancora è vivibile, ancora è fattibile, ancora ne vale la pena. Ok? Questo è... E questo si può fare... Non è inesorabile... Non è tutto perduto... È tutto perduto... Quando la gente inizia a dire che è tutto perduto... E che tanto non c'è niente da fare... È... Eh, è addio... Non è così... È così se... Noi seguiamo gente come Cruciani... Se seguiamo gente come Filo... Se seguiamo gente che dice che il riscaldamento climatico... Non è un problema... Oppure è sempre esistito... Quindi dobbiamo arrenderci al fatto che è così... Il problema è che continuando così... L'1,5, non riusciamo a rientrarci. No, quello non riusciremo mai. E lo supereremo. E più supereremo è proprio proporzionale, la cosa, ok? Più superi, più le cose diventano peggio. No, più si arriva ad avere delle situazioni irreversibili. Cioè, che il danno che viene prodotto da quella situazione lì non abbiamo gli strumenti ad oggi per compensare quella cosa lì. E per, per fare una battuta. Hai di... ragione, Victor. Eh Victor, qua siamo due volte a settimana Hai ragione, settimana fa... Hai ragione. Io, tu calcola che io ci lavoro in queste condizioni, Victor. Ci lavoro. Poi dice perché c'è il colon irritabile. Eh, cioè veramente... Io, io A me mi prendo i brividi perché un conto è cruciani un conto è dovrei affrontare queste cose nella mm. mia cazzo di chat. A dover spiegare alla gente di riscaldamento clima climatico perché non ci crede o perché dice che siamo tutti spacciati. Sì, probabilmente siamo tutti spacciati, ma perché tutti la pensano, cioè perché molte persone la pensano così. Ciao Kiru Ma proprio per lo stesso discorso che poi cioè se te vai a vedere <ride> è una retorica che viene usata soprattutto dall'altra parte Ma se te non studi e non sei neanche in grado di leggere un grafico come questo che è veramente facile regà. Avete mai visto un grafico di persone che studiano cose scientifiche? Cioè veramente mi mette da piangere perché è impossibile da leggere è veramente complicato questa cosa è una cazzata E voi non riuscite nemmeno a capire questo grafico? Non dico voi perché voi, però dico in generale questa cosa è facilissima da capire. Di fronte a questo, qual è l'argomentazione che dice che è naturale? Come può? Cioè, Barba Scura manco ha spiegato perché non lo è. Infatti, ha fatto la faccia, ha detto vabbè, se è il ciclo, no? Cioè, è evidente che non è naturale. Serve veramente qualcuno che ve lo spiega. Sto cercando il grafico di Claudio, ma... Guarda, so, se, se ci estinguiamo tutti va a bomba Io guarda, guarda, so stare d'accordo perché mi sto a fare una fatica per questo mondo, volendo la pace, l'amore, è eh? assurdo. Quindi se, se poi a me non bebecca, becca, mi ammazzo uguale, papà, condicio. Quindi proprio sono d'accordissimo. Ah, No, però vorrei, vorrei seriamente chiedere se l'inverno nucleare potrebbe contrastare in qualche modo... Il cambiamento climatico è una domanda seria che voglio fare a qualcuno: tipo, se si arrivasse all'inverno nucleare, potrebbe in qualche modo cioè, Potrebbe essere paradossalmente qualcosa di positivo oppure sarebbe un ancora buttare benzina sul fuoco e non so. Devo, devo, devo chiedere a qualche esperto, cioè nel senso se tu fai l'inverno nucleare, in qualche modo contrasti... No, sì, no, le radiazioni sì, però eh, magari c'è qualcuno che riesce a... Comunque un giorno di radiazioni totali saranno sicuramente migliori dei 200 anni di attività umana a quanto pare. Eh no, no, ma non restano un giorno di radiazioni. Sì, vabbè, però nel senso, catastrofi nucleari abbiamo fatte pure noi. Due bombe già abbiamo tirate, non è che se ne stanno andando più, eh. Per sterminare tutti gli esseri umani. Cioè, dovresti vedere l'impatto delle due bombe tirate nella seconda guerra mondiale su quella linea. S -s 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 Sul... -sul Questo è... Uh, quanto le mi che cazzo c'è scritto quelli quelli che un cinese inquina molto di più di noi e mi raccomando ricordatemi che sono un miliardo e mezzo che non lo sapevo lo stile fa la differenza e deve modificarlo maggiormente chi possiede di più rabbia saudita Stati Uniti, Canada, Australia, Corea, Giappone, Germania, Russia, Iran, Inghilterra, Polonia, Italia. La Cina è l'ultima, che c'è scritto qui? Preca Precapita? Sì, rispetto, diciamo a so, so delle statistiche. Perabile che, 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 che voleva dire per persona? Per persona, persona sì. E ovviamente essendo che comunque la Cina ha più di un miliardo di persone. Spoiler, ah, ok, okay, ok, ok. Quindi in proporzione in sì. questo caso, ok? Perché so di più, però essendo di più, inquinano comunque di meno rispetto magari agli americani, che so un decimo, ma. Quanti sono gli americani rispetto alla Cina? Boh, saranno. Quanti saranno americani? 70 milioni, non lo so. Sto butto a casa, non ho più pari di Statunitensi 350 milioni, 300 milioni, botto. 350 milioni cosa? Gli americani? E gli... E i cinesi? Pensavo molto di meno americani, perché ci stanno un sacco di stati e non ci vive veramente nessuno. Un miliardo? Porco! <ride> certo, un miliardo è, e, e mezzo! Pure gli indiani sono quasi un miliardo. Ma, cioè, praticamente costituiscono... Mh, un settimo, un ottavo della popolazione mondiale. Solo i cinesi. Solo i cinesi, Porca ma pure gli drona. indiani sono quasi un milione. Cioè sono, sono un milione e passano. Mi sembra l'anno scorso avevano superato un milione. Ma rabbia un Saudita. un miliardo, scusate. Inquina quanto l'America? Cioè quanto gli Stati Uniti? Arabia Saudita. Ma che fanno? l'estrazione di petrolio. Oh. 3 miliardi? Un miliardo e mezzo o tre miliardi? So, un miliardo e qualcosa, non possono essere tre miliardi, di qui. Vabbè, comunque dai raga, cioè il, la, la, la cosa si è capita. A proposito, domani live con Alice Full su uh, i vegani pazzi e, e quella cosa che ho toccato l'altro giorno con... Uh, eh, se è giusto boicottare le aziende non vegane che producono alimenti, ehm, alimenti vegani. No? Vi ricordate quel post che vi ho fatto vedere di Facebook di quelli che mi hanno insultato dicendo che bla bla bla, vi ricordate? Vabbè, comunque okay. sì, eh, mostra dai numeri, va bene, era soltanto per dire, è ovvio che pro capite... Eh, sì, sì, è è banale posto. che sicuramente Cina e India, cioè l'India, nemmeno c'è in questa lista, perché ovviamente eh, non, non avrebbe senso mettere un paese che ha più di un miliardo di persone a competere con un paese come gli Stati Uniti. Che comunque poi, nemmeno che loro inquinano così tanto soltanto per il loro un benessere, un ma un anche un per l'export, quindi poi va a vedere se nel prodotto finale realmente quanto inquiniamo, inquinano magari gli americani piuttosto che i cinesi. Hours. 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 Non ho capito, che sta dicendo? Eh, non lo so ma il falso vegano ti ho già detto che c'ha eh... le, le radiazioni immagino in uh, un ora dopo ora vabbè ah, perché c'è stato scritto in inglese ma ovviamente non ho capito un cazzo ma dove sta scritto? Eh, qui hanno usato un software per simulare se eh la beh. Russia il tempo è accelerato per semplificare la visione e gli eventi ehm uh, diviso in tre stage, nucleare, guerra nucleare, nu fallout nucleare e eh, inverno nucleare, ok? Ma è più facile quello che siamma sotto stima. Nuclear fallout sottostima. and nuclear winter simulation ready. Declassified mode activated. For context, population of nations engaged at war. È eh, questo che che so, le testate nucleari che c'hanno? <coughs> Che cosa No, penso che. quante persone. contando tutte le persone che abitano. La popolazione. Ok, che stanno Two facendo? Hours. Questi sono i bombardamenti? 3 ore. Se si bombardassero a vicenda, ok quindi questi Five sono hours. bombardamenti. Era una bomba buttata hours. sul Lazio, però. Hours. Hours. Ma non ci, non può essere. Oh, tutta sì. l'Europa è stata presa comunque, tutta la NATO. È NATO wow. versus Russia, per questa, questa questa ricostruzione, a parte che è fatta da un software. Ma è assolutamente sbagliata perché una guerra nucleare, a livello geopolitico, non si combatterebbe mai così, mai. Mai. Cioè non c'è proprio hours. senso. Non c'è nessuna strategia hours. di guerra però. 17 hours. 17 hours. Cioè questa qua è una hours. guerra per perdere. 19 hours. 20 hours. 21 hours. Cioè, questa è la guerra hours. che mi auspico io. 23 hours. 24 hours. Total global casualties at 178 million people. Losses of nations engaged at war. Non è vero, le persone hanno ha vinto il 9.9% della sua popolazione per Stage 2, di... nuclear Fallout, esplodiato. 3 giorni. Ok, cos'era il Fallout? Regà non mi ricordo. Le radiazioni, però no. Le radiazioni. Degadimento radioattivo. Okay. Six days, nine days, twelve days, fifteen days, eighteen days, twenty one days, twenty four days, twenty seven days. 30 days. Questo, credo sia, vero, credo, sia vero, credo sia vero. Sì, è cioè, studiato è comunque sulla base della potenza nube. che è una testata nucleare russa. O comunque, da NATO in questo momento ha ah, fatto da un software. Purtroppo, è tremendamente difficile che una guerra nucleare avvenga in questi termini. Cioè, colpendo veramente i posti che ci hanno una testata. 8 non c'è senso months. geopoliticamente, però è quello che succede: record, che succederebbe. Porca, oh, guarda qui! Meno, immaginatevi, Regà. Meno, meno 60 gradi al centro dell'Italia, ci dicono perché è detto purtroppo perché se ci deve stare una guerra nucleare per favore che sia così cioè, beh dice moriamo tutti e basta eh. te, immaginate una guerra nucleare su paesi tipo Africa Medio Oriente o sulla Russia e basta eh dice, in realtà i sistemi di lancio automatico delle testate funzionano proprio così eh? i sistemi di lancio automatico delle testate funzionano proprio così sì, vabbè, ma non, non si può. Um, non si scatenerà mai questo tipo di guerra. Cioè, sarà sempre una, una questione. Cioè, se si dovesse scatenare sarà su, su base strategica, almeno ad oggi, come sta la situazione adesso. Cioè, a me mi sembra che paesi tipo la Russia, o tipo la Cina, o tipo gli Stati Uniti abbiano ancora grossi interessi nel fare guerre come quelle che, che stanno avvenendo, non come queste. Quindi rimanendo sul pratico. Eh, vince ancora la guerra vecchia. Perché ti dà più profitti che una guerra del genere. Total global casualties at 548 million people. End of the simulation. Stand by. Conclusions. During the stage of nuclear war, only the engaged nations were affected directly, and casualties were limited to military facilities and cities targeted as part of tactical and retaliatory attacks. On this first stage, we saw the highest number of deaths in the shortest amount of time. During the stage of nuclear fallout, irradiated material in the form of dust was carried by wind currents to every corner of the planet, causing deaths related to radiation sickness and setting the stage for a nuclear winter. Deaths in this period increased relatively slowly. During the stage of nuclear winter, the presence of dust in the atmosphere dropped temperatures worldwide, causing mass deaths of plants, animals and people who could not adapt. Mass famine during this period resulted in the loss ah, of substantially everything. The conclusion of this simulation is that no country on earth will be safe in the event of nuclear war. Infatti non c'è nemmeno da preoccuparsi per una cosa del genere, cioè mi sembra and una and cosa and veramente assurda, assurda. succede questo e vabbè. Sti ragazzi, le to reduce existing Dovrei fa più niente nella vita? If you want to show your support to all the effort I put into making this simulation, please leave your like, a comment, and share this video with your friends. You are welcome to subscribe and thanks again for watching. Do Cioè, nel senso che Federica dice che non avrebbe senso fare così perché letteralmente finisce tutto. Cioè, nel senso che che mh, tipo di... Cioè, questo è quello che usi per minacciare. Cioè, siccome finisce tutto, tu lo usi come deterrente. No, quest... Sì, allora... Però mm. il senso di fare una cosa del genere è per porre fine a, a, a anche alla tua esistenza, perché dubito che poi sia vivibile la vita dopo una cosa del genere. Quindi... Allora, questo qua è come dovrebbe avvenire una guerra nucleare puntando agli obiettivi principali da, mh, da diciamo da distruggere prima che gli altri distruggano e, e più o meno dovrebbe avvenire in questi termini sì. ok questo è come il, mh, è stata prevista da, dal software che hanno usato e probabilmente sarebbe così però allo stesso tempo Interesse reale in questo mondo a livello politico di fare una guerra del genere può avvenire? Sì, cioè, nel senso, la geopolitica è sempre una cosa inesatta che va su supposizioni. L'unica cosa che è sempre esatta è la storia perché è già avvenuta e spesso non è esatta manco quella. Quindi, eh, figuriamoci, ovviamente. Io non è che dico non può avvenire perché eh, non può avvenire eh, nessuno la vuole. Ovviamente, sono stronzata è il mio parere, però per come stiamo. Politicamente in questo momento è molto difficile, ma impossibile, ma molto difficile che scenari del genere avvengano, perché gli interessi su cui puntano, eh, che ne so, gli antagonisti, che possono essere una Russia o una Cina alla Nato. Che Cina ne è manco tanto antagonista. In realtà manco Russia, però vabbè eh, no, non c'è negli interessi una roba del genere, non c'è negli interessi di nessuno. È, è ovvio che sia la fine. Non è realistico perché non è la realtà. Cioè, quindi togliti. non vengono presi alcuni fattori, eh, tralasciano alcune cose. Non è realistico perché non è la realtà. Punto. È ovvio che non sia realistico, sennò sarebbe una cosa successa. Non è mai successo, quindi non è realistico, no? Vabbè, per realistico non si intende qualcosa di possibile. Cioè, realistico nel senso che se accadesse, accadrebbe così. Ma mai accadrebbe così? Chiunque può fare un qualsiasi cazzo, de, qualsiasi sistema può fare, può ipotizzare come accadrebbe una cosa del genere, ma non, nessuno lo farà perfettamente perché non è mai successo. Come puoi, cioè, anche con la tecnologia più avanzata, tu non puoi immaginare che realmente. Tutte le cose che hanno predetto in questo saranno vere, cioè probabilmente la maggior parte delle cose non sì, le saranno Sì, Vabbè, qui si stava a vedere soltanto come sarebbe andato tutta la distribuzione delle radiazioni l'inverno nucleare, cioè, comunque è fatto sì, per questo. Dal punto di vista della distribuzione delle radiazioni, probabilmente è fatto abbastanza accurato, perché lì devi semplicemente studiarti eh, come, una, come una bomba. i tempi che una bomba ha per quelle tre fasi. Però tipo dove saranno scagliate Se esploderanno tutte eh, Se magari da qualche parte succede qualcosa Qualcosa non esplode eh, Tutte queste cose mica le puoi prevedere dentro Vabbè, ah, Puoi prevedere programma. però che se parte un missile È finita eh? Se parte un missile è finita Questo lo puoi prevedere Poi che non no, prende esattamente eh, dipende. Eh, dipende Dipende da troppe cose Comunque, comunque ragazzi vi saluto ci vediamo domani con la live eh, con Alice eh, e, e niente eh, ci vediamo domani grazie per essere stati qui un saluto a Cruciani che ci segue sempre vediamo se ci abbiamo qualcuno ha riscattato il ride ma pare l'ho letto prima ah. cioè. mm, mi ricordo di chi però si c'è gente Gentile sulla luce come so io c'è Anna Kokeshi sì, ma io ho fatto l'altro giorno i ride a Kokeshi poi sembra me ne sono innamorata di lei non mi sembra il caso Perché dovrebbe Vabbè, ma sembrare... Ciro non c'è più, sti cazzi. Eh? Perché dovrebbe sembrare essere innamorato di lei? È una battuta, il fatto che gli ho fatto durare delle fila. Se si, si, si scherza, si scherza. Ah, staccato. Scherzando, scherzando. Si dice sempre la verità, A bivocca. Vabbè, però c'è Anna. No, stavo in ha detto che ha staccato Sti bazzi c'è, che ne giù? Eh, non c'è. Ah, ma, ma che non ho capito questa cosa di stibazzi che ti è presa? Mi sa simpatico. Ho capito, Junker. Ma mi senti? Ho appena detto questa cosa. Ma che ne so, Kenny. Mai, gorra! Mai! In volta è sempre più difficile gente a me mi sembra potresti aprire qualsiasi canale canali ah, perché zeb mi fa schifo come persona trovo una persona ripugnante seppur mi, mi fa ridere Una delle poche aziende in cui si combattono per fare impatto zero, infatti volevano fare entro il 2030, zero emissioni quelli là, Ferrari, Apple invece per roba riciclata, tutta roba così. Però ci, sta, ci starebbe fanno dal problema, però così un po' troppo drastico, ma pure tipo sulle opere d'arte, che piuttosto dopo. Arrivi al punto che si fanno dal problema a te fai odia. Ma Pensiero comune, odia. vabbè, regà. È difficile trovare qualcuno che mi risponde come risponderei io su questo argomento, eh? O come risponderebbe Pertorso Federica. Cioè, gira, non secondo con lui: l'inquinamento. C'è un'urgenza. Però sono di pochi che, che vanno in una direzione ecologica. Eh vabbè, sì. Poi senza contare le altre case produttrici col dieselgate. Cazzate varie. Sarebbe vabbè. A me, mo, mi un esempio, in Formula 1 Ferrari è stata la prima a buttare l'opzione di de... eh, missione 0 per il 2030. però L'allarmismo sul clima è reale. Purtroppo, non c'ho dati alla mano, non solo loro. Dico in generale, l'allarmismo è fanno. Beh, contando che. Siamo a gennaio, io sto massimo in felpa fuori casa. Cioè, ve... bastate pure i dati su... sulle temperature veramente alte. Non ho mai patito così tanto il caldo. Quindi, l'allarmismo c'è sta, però senza fa diventare. Come posso dire, dai, no, no, non prenderne eh, più tanto non, dai? Vai al termine. Um, senza far tipo terrorismo psicologico più o meno non vi è il termine esatto purtroppo però l'allarmismo si sì c'è secondo me mio modesto parere Dico va, una cazzata basta, devo andare a cacare, cacare, mi non mi va a ricercare altre persone mi sembra simpatico no, no. va a collate fare proselitismi mi raccomando ci vediamo domani e buonanotte ciao